Lo dico alle signore, alle belle signore in sala, c'è in ballo la nostra libertà. Quindi con la libertà in ballo non si scherza. Viva l'Umbria, viva l'Italia, viva la Lega, viva Fratelli d'Italia, viva Forza Italia, viva il centrodestra, indispensabile per il bene del Paese e degli italiani. E se permettete, viva anche questo vecchietto che ce la mette tutta ancora. Viva l'Italia, l'Italia che ha scelto di credere ancora in questo sogno. Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Buongiorno, benvenuti, buon venerdì mattina a tutti voi. Abbiamo rispolverato un inno d'annata per questo vecchietto che ce la mette tutta. Il 29 settembre ha compiuto la bellezza di 83 anni. Complimenti, Presidente. Salvini e Meloni in effetti avrebbero volentieri evitato la compagnia, ma se vogliono credere ancora nel sogno di vincere, il vecchietto li serve, come se li serve. Meno male che sì. Se il centrodestra si ritrova unito, più per interesse che per amore, dobbiamo essere sinceri, nel governo invece continuano le divisioni e più divisi sembrano Di Maio e Conte. Il capo politico dei 5 Stelle continua a sbattere i pugni sul tavolo. Non si fida, per i suoi gusti e la manovra ci sono troppe, troppe tasse. Voglio vederci chiaro, dice Di Maio, chiedendo un nuovo Consiglio dei Ministri per lunedì. Proposta respinta con perdite direttamente dal presidente Conte in persona. Sentiamolo un momento. La manovra è stata approvata salvo intese e quindi sicuramente ci sono ancora degli aspetti su cui possiamo ragionare, eccetera. Lunedì è previsto un Consiglio dei Ministri, ma stiamo lavorando a un decreto legge sul terremoto. Sentito, niente da fare, lunedì si parla di terremoto, non di manovra, ma Di Maio non molla e proprio in questi minuti noi ci collegheremo adesso da Palazzo Chigi perché Di Maio sta incontrando i ministri dei 5 Stelle, lì a Palazzo Chigi. Palazzo Chigi, come sapete, in teoria è l'ufficio del Presidente del Consiglio, il capo del governo. Ma quanti capi ha questo governo? Conte, Di Maio, Renzi? Meno male che almeno Zingaretti parla poco, bravo Zingaretti! I marinai insegnano che in barca parla e comanda uno solo, il capitano. La nave del governo giallorosso è appena uscita dal porto, ma se continua così, fra chiacchiere e ammutinamenti, rischia di affondare subito. E il capitano, l'altro però, avete capito chi? È già lì che aspetta. Sigla. Buongiorno. Ah, microfono portatile, va? Non è la prima volta che vedo questa scena. Un amico socialista che mi diceva che la politica è sangue e merda. Aiuto. Confermo. Vinceremo il 27 ottobre in Umbria dopo 50 anni. Un importante test anche per il governo nazionale. Io ho poco da aggiungere. Questa per me è un'occasione particolarmente gradita. Penso che il signor Conte cadrà e quando cadrà, politicamente parlando, si farà male. È sbagliata una lettura che parla di liti nella maggioranza, ma mi domando come si possa pensare che non ci fosse una discussione. Certamente è un passo fondamentale, in parte inatteso fino a qualche giorno fa. In un obiettivo, quello di evitare una Brexit disordinata. Bravo! Allora, vedo collegato con noi davanti alle due sbarre del passaggio a livello del retro di Palazzo Chigi, da dove entrano le auto di ministri e quant'altro, quando vorrebbero non essere visti dai giornalisti, che però ormai stanno ovunque, siete circondati, avrebbe detto Beppe Grillo. Milluzzi,
dimmi un po' che succede a Palazzo Chigi. Mirta, buongiorno, sì, abbiamo circondato l'ingresso qua su Piazza del Parlamento per vedere, per assicurarsi che il vertice dei ministri 5 Stelle effettivamente ci sia questa mattina per parlare di manovra. E possiamo confermartelo, abbiamo visto passare da qua nell'ultima mezz'ora il ministro Vincenzo Sparafora, il ministro Stefano Patuanelli, il sottosegretario Fraccaro e anche Laura Castelli. Quindi un vertice allargato non solo ai ministri 5 Stelle, ma anche ai sottosegretari e ai viceministri che si occuperanno della manovra. Siamo in attesa ovviamente anche di vedere se lo stesso Luigi Di Maio passerà di qua oppure no per tenere questo vertice in queste stanze appunto di Palazzo Chigi, che come tu ricordavi è la sede della Presidenza del Consiglio. Ovviamente Fraccaro, che è sottosegretario della Presidenza del Consiglio, ha qua un suo ufficio, ma non ci sarà ovviamente Conte, perché Conte è a Bruxelles e proprio da Bruxelles continua quel braccio di ferro di cui tu stavi parlando prima, perché Conte ha appena parlato dicendo la manovra è stata approvata salvo intese, quelle intese vanno sciolte ma non possiamo stravolgerla. Quindi il braccio di ferro continua, questo vertice è molto importante perché appunto il Consiglio dei Ministri richiesto da Di Maio per lunedì probabilmente vedrà l'opposizione del Premier Conte, quindi sarà questa la sede in cui i 5 Stelle dovranno uscire, la componente governativa dei 5 Stelle dovrà uscire con una posizione chiara se i temi aperti, quindi il contante, quindi anche il carcere per gli evasori, sono temi su cui fare muro oppure no. Il vertice non dovrebbe essere ancora iniziato, Mirto, noi siamo qua per studiare appunto l'ingresso, staremo attenti a chi entra. Ma chi hai visto entrare, per capire, hai visto entrare qualcuno, Luzzi? Allora è entrato per primo il ministro Stefano Patuanelli intorno alle 10:30, seguito poco dopo dal ministro Vincenzo Spadafora, poi è entrata la sottosegretaria Laura Castelli con Fraccaro poco dopo. Quindi insomma queste sono le delegazioni che abbiamo visto entrare. Il ministro Bonafede non ci sarà perché è a Firenze, da dove anche lui ha parlato dicendo è possibile anche un nuovo consiglio dei ministri sulla manovra, quindi si sposa un po' quella che è la richiesta del capo Luigi Di Maio. Non sarà presente il ministro D'Incà, che invece è impegnato in Umbria. Stiamo aspettando di capire appunto se Luigi Di Maio e anche il ministro Fioramonti e le ministre Dadone e Pisano, che sono quelle che ci mancano all'appello, le figurine del nostro album che mancano, passeranno di qua oppure passeranno da altre parti per iniziare questo vertice che si annuncia molto molto importante e decisivo per la manovra. Scusa, ma hai beccato anche Gentiloni stamattina, giusto? Sì, oltre 5 Stelle abbiamo beccato anche il commissario Gentiloni, che è arrivato intorno alle 10:45 per entrare qua appunto nella Camera. Gli abbiamo fatto anche due domande sulla manovra, ci ha risposto. Allora, aspetta un attimo, ora le vediamo fra un secondo, perché devo andare da Alessia Morani, che naturalmente non è a Palazzo Chigi a fare il vertice dei ministri 5 Stelle, perché non è dei 5 Stelle, ma è al governo in quota PD. Stamattina, se ho capito bene, a Matera per un convegno sulla sicurezza e sul lavoro, che è un tema importantissimo. Però rimaniamo un attimo sulla manovra. Morani, che cosa ha capito lei? Perché saranno tutti a Palazzo Chigi a parlare con Di Maio? Perché Conte dice la manovra non si cambia, invece Di Maio è arrabbiato? Insomma, dice lei, problemi loro. Andate più d'accordo con Conte voi che i 5 Stelle? Che sta succedendo? Mi perdo un po'. No, succede che c'è una dialettica all'interno delle forze politiche della maggioranza che credo sia abbastanza normale quando si discute una manovra così complessa ed impegnativa. Il Consiglio dei Ministri per l'approvazione delle macro linee della manovra è stato fatto, credo anche che sia stato abbastanza complicato già la prima volta, per cui ora nel momento in cui avremo un testo ben definito si apre la fase parlamentare, che è anche la fase dove si possono fare alcune modifiche che magari possono essere condivise anche tra le forze di maggioranza e non solo, perché come sappiamo la discussione della legge di bilancio problema, è sempre lei, una discussione piuttosto impegnativa. Il vice premier, no, il ministro direi degli esteri Di Maio, che dice non ci vedo chiaro, è normale? Ma direi che è una dialettica normale nel momento in cui si discute una manovra. Se fate rewind e andate indietro nel tempo, troverete ogni anno durante la discussione delle leggi di bilancio diciamo dialettiche così forti tra le forze politiche anche di maggioranza, è abbastanza normale. Allora, vedo che il mio amico Mario Giordano già se la ride, ma aspetta un momento perché io entro prima in studio, perché voglio sentire il parere di un ex compagno di partito di Alessia Morani, che però nel frattempo qua succedono tante cose. Io sono molto aggiornata perché la Morani è rimasta del PD, non è Italia Viva, non c'è entrata. Matteo Richetti, buongiorno, benvenuto, buongiorno. Piacere di vederla. È uscito dal PD, ma non è in Italia Viva, ma in Siamo Europei con Carlo Calenda ed è
fieramente all'opposizione invece di questo governo, perché ha votato contro, venne qui da me il giorno dopo che votò contro la fiducia a questo governo. Sì, qui lei è l'opposizione con Toti adesso. In realtà Toti fa il presidente della regione Liguria, io faccio il senatore e non ho votato la maggioranza e questo governo, come ho sempre fatto negli ultimi 14 mesi, considerato che a questo punto non solo non è cambiato il premier e l'ossatura di governo, non sono cambiate neanche le prassi, perché io e Alessia Morani abbiamo condannato con forza l'utilizzo della modalità salvo intese sui provvedimenti importanti, condannata anche dal Presidente della Repubblica, Mattarella, stigmatizzato un utilizzo improprio dell'approvare testi che sono a questo punto aperti e indefiniti. Oggi non sarei in grado di smontare punto su punto o di sostenere punto su punto una manovra che è sconosciuta. Rivendico con forza che siamo di fronte ad una manovra che, per scongiurare il rischio che Salvini facesse quota 100 e la flat tax, ripropone quota 100, e l'altra sera in televisione il mio collega Matteo Renzi ha rivendicato il fatto che la flat tax l'ha inventata lui. Io vorrei capire, ma quando ci occupiamo dei ragazzi che non diventeranno medici perché non stiamo finanziando la specializzazione in medicina, non c'è il tempo pieno in questo paese, sono molto contento che venga tolto il costo dell'asilo nido. Peccato che in tre quarti d'Italia l'asilo nido non esista e ancora una volta si aumentano le differenze tra chi ha i servizi e non li paga e chi riceve un beneficio di fronte ad un servizio che non avrà perché non esiste. Io penso che stiamo non affrontando ritardi che, se cumulati, metteranno in gravissima difficoltà però questo paese e i diritti delle persone. Quell'uomo saggio di Gualtieri risponderebbe: posso dire una cosa, Mirta? Io ho preso 23 miliardi e li ho messi per evitare e scongiurare l'aumento dell'IVA, dopodiché col resto si fa quel che si può, dice. Ma posso, Gualtieri, posso dire una cosa? Si può, certo, prendere i 5 miliardi, 2,7 il primo che anno. Che lei c'è il testo del DEF lì? No, io ho il testo di quella che Alessia Morani ha definito il macro indirizzo, no? Che dice... Ah, perché cambia ogni 10 minuti. Dice, lei c'è uno più aggiornato del mio, io sono contenta. Che dice, perché mi perdo. 5,4 miliardi sul cuneo fiscale. Siccome il primo anno scatta per metà anno, sono 2,7. Allora, io le do questo dato. I primi 35.000 pensioni di quota 100, i primi 35.000 che ne hanno beneficiato, prendono una pensione media di 1.850 euro. Il 50% degli under 30 del nostro paese guadagna meno di 830 netti. Voglio dire al governo, ad Alessia, a Gualtieri, invece che prendere 2 miliardi e 7 sul cuneo fiscale, che non facciamo nulla, certo, perché sono qualche decina di euro, possiamo dire... Tasse zero, come proponiamo noi, costa 1,2 miliardi per gli under 25 e il 50% tra i 25 e i 30, che sono 4,2. Allora, le devo dire una cosa, però. Questo è la manovra del devo PD. Devo difendere la Morani, perché se fosse stato per Alessia, lei la quota 100 non l'avrebbe mai rifinanziata. Il problema è che Alessia sta al governo con Luigi. C'è questo piccolo particolare. Ma c'è questo piccolo particolare. Non so dire, Mirta. C'è questo piccolo particolare che stanno al governo insieme per evitare il rischio Salvini, che è quello che quota 100 l'ha fatta e se la ritrova fatta, quindi allora, va tutto bene, Morani, ma così stanno le cose. Sembra il gioco dell'oca, facciamo il governo insieme per evitare che Salvini faccia le cose che vuole manteniamo le cose che vuole fare Salvini nella manovra. Allora, due cose che ha detto Matteo. Mi piace che vi chiamate ancora per un nome come vecchi tempi, bravi. Nonostante sia uscito dal PD, comunque... Allora, il salvo intese lui sa che è una pratica che noi abbiamo combattuto nei confronti del governo giallo-verde, ma che purtroppo faceva parte anche delle pratiche dei nostri governi. Per cui non nascondiamoci che quel salvo intese è una formula dietro la quale c'è la dialettica e il dibattito delle forze politiche. Per cui oggi io non direi che ci scandalizziamo rispetto a quelle formule che abbiamo utilizzato tutti, destra, sinistra, centro. Sì, no, però non facciamo delle ipocrisie inutile, perché è una cosa che abbiamo utilizzato tutti e purtroppo continueremo ad utilizzare tutti. Su quota 100 in particolare, io rimango convinta che si sia trattata di una misura iniqua e che non andava fatta.
Dopodiché sono anche però consapevole che in questo paese il quadro normativo non può cambiare continuamente, e cioè che le persone che fanno affidamento su leggi dello Stato e che programmano la propria vita sulla base di quelle leggi dello Stato non possono trovarsi per cambi di maggioranza in una condizione per la quale non sono più in grado di progettare la propria esistenza. Per cui, pur non condividendo quella misura, capisco però che tante persone ne abbiano fatto, diciamo, ci abbiano fatto affidamento, e per cui mi sento anche di dire che il mantenimento di quella misura ha una logica e il rispetto per le persone, insomma, che ci contano. Ok, chiarissimo. Allora, Giovanni Toti, che è presidente della Regione Liguria, come ci ricordava Richetti, ma è anche leader di un nuovo partito che si chiama Cambiamo. Voglio sapere, vogliamo ringraziarlo anche lei, il vecchietto che ce la mette tutta, perché... Io ringrazio tutti quelli che remano nella direzione della mia parte politica, ovviamente. Berlusconi di ringraziamenti ne ha diritto, anche per averla in qualche modo creata. Poi, se qualcuno qualche volta dissente, come dire, questo... Ma non lei toglie, è d'accordo con me che questo vecchietto che ce l'ha mettuta a questo giro è molto importante per Salvini, perché solo stando tutti insieme si può essere alternativi? Non lo so, non anticipiamo il voto dell'Umbria. In questo momento diciamo che il mio dissenso da Forza Italia è stato proprio per lo spazio che è stato lasciato ai partiti, diciamo, quelli sovranisti, per capirci con i telespettatori, Lega e Fratelli d'Italia, che di fatto hanno dilagato proprio a discapito di quel polo moderato. Però credo che interessi di più, al di là dei rapporti di forza del centro-est, che io mi auguro vinca in Umbria e poi evidentemente in tutte le altre sfide. Al netto dei saldi, questa manovra è una manovra schizofrenica, Mirta, ed è l'unica manovra possibile se si governa tra forze politiche così diverse. Succedeva nel governo precedente tra Lega e Movimento 5 Stelle, era facile profetizzare che succedesse anche adesso. Facciamo qualche piccolo esempio per capirci. Si taglia il cuneo fiscale per aiutare un pochino i lavoratori a avere 2 euro in più in tasca e fare dei consumi. Poi si mette la plastic tax che le aziende prenderanno e, in assenza della possibilità di ristrutturare rapidamente la propria catena logistica, scaricheranno sul consumatore e le consumeranno. Poi si aumenta la cedolare secca sugli affitti e si mette il bonus per rifare le facciate sulla casa. Stesso mercato immobiliare, io ho un appartamentino che affitto, mi aumenti le tasse e mi chiedi di investire. Ma non le piace questa idea che le nostre città potrebbero cambiare molto, allora, diventare molto più belle? Franceschini ci tiene tanto, ma a questa manovra. Io, guardi, sono d'accordissimo che sul mercato immobiliare si deve investire molto, e per investire molto bisogna semmai diminuire le tasse su chi acquista una casa e la ristruttura, non aumentargli la cedolare secca. Allora, a me sembra una cosa schizofrenica. In un paese dove l'unico dato positivo è la bilancia dei pagamenti, la bilancia commerciale con l'estero, e ora ci arriva oggi la stangata dei dazi di Trump, si mette la tassa sul contante per i consumi. Si può ragionare che va bene transitare verso... Ma non c'è la tassa sul contante, dai! Sì, abbiamo messo il limite a 2.000 euro, poi a 1.000 euro. Io ho sentito dire al mio amico Mario Giordano l'altra sera quante tasse si pagano sui soldi che guadagniamo. Era una cosa abbastanza educativa. Cioè, paghiamo l'IRPEF, poi paghiamo le addizionali IRPEF, sapere, da Giovanni Toti poi paghiamo e Mario l'imposta Giordano, di bollo sul conto corrente, poi voglio paghiamo... sapere quante volte siete entrati in un negozio con 3.000 euro in tasca, perché a me non mi è successo mai in vita mia. No, io 3.000 euro tutti no, insieme per saperlo, perché sono quelle cose neanche, non li ho neanche mai visti. Ma vorrei... un negozio con 3.000 euro? Guardi, le assicuro che nella piazzetta di Portofino, così come in molte altre località della mia Liguria, quando arrivano alcuni turisti da alcuni paesi, girano con molto più di 3.000 euro, per gli stranieri, e i negozianti sono molto felici di averli, questi negozianti. Allora, scusate, questi mi fermo un attimo, perché Conte ne ha parlato. È un tema di principio, l'italiano spesso paga in contante, se lei... io non l'ho mai usato, ma questo non comporta che se lei prende statisticamente le transazioni commerciali... No, ma infatti l'idea sarebbe premiare chi paga con le carte, non punire chi paga in contanti, questo ho capito l'idea io. L'idea è vietare portare a 1.000 euro, a 1.000 euro. Allora, fermiamoci un attimo, perché devo sentire Buccini e Giordano subito, ma devo volervi sentire Conte, che parla di questo tema del contante, che ha suscitato molte polemiche, come sapete, guardate. Voglio dare anche un chiarimento. Le piccole partite, i lavoratori, gli autonomi, i commercianti, i idraulici, chiunque, fino a 65.000 euro, loro pagheranno, continueranno a pagare le tasse al 15%. Non è vero che li penalizziamo nell'utilizzo del contante, perché è vero che abbiamo messo il limite da 3.000 a 2.000. 2.000 sapete che significa avere dei rotoli da 2.000 in tasca, andare e poter pagare su una singola transazione commerciale? Non ci vedo nessuna cosa grave.
Goffredo, buongiorno. Ciao, Goffredo Buccini, grande firma del Corriere. Quanti soldi hai in tasca, caro Goffredo, tu? Credo 200 euro più o meno. Tanti, ammazza, sì, io non ci arrivo giro, mai. Io giro con 20, tanti, no? E giro con tanti soldi, secondo me. Giro con tanti soldi in tasca perché sono previdenti. Però non riesco a immaginare il problema. Veramente, noi, che ne so, parliamo delle vecchiette, della pensionata. Cioè, sotto i 1000 euro, ma chi è che paga? Veramente, sono d'accordo con te. Chi è che paga in Italia qualcosa realmente? Chi è che gira con 1000-1500 euro in tasca? Quindi, i numeri ci dicono altro. Il problema, secondo me, il problema del contante è un po' mal posto. Guarda, c'è sempre il grande Montanelli, no? Che sulle tasse diceva una, perché poi quell'è. Cioè, il problema, ritorniamo sempre all'evasione fiscale sostanzialmente. Montanelli faceva l'esempio della carovana americana, per cui chi non paga le tasse è uno che sta sabotando la carovana che va verso un obiettivo comune e dunque è un fetente. In Italia chi non paga le tasse è uno che sta sottraendo soldi al gabelliere di uno Stato straniero e dunque è un eroe. Montanelli, che era un genio, semplifica così il nostro rapporto con le tasse. Quindi è una cosa lunga che passerà per il contante, passerà per piccoli step. Conte dice una falsità, per esempio, quando dice che... Avete messo quello Sgarbieri da me che ha detto che paga le tasse da patrioti, ha fatto grande naturalmente notizia, perché è stata una frase un filino spregiudicata, per diciamo. Per quel pezzettino di partite IVA non cambia niente, in realtà non è vero, perché prima era a regime forfettario, adesso è a regime analitico, quindi cambia molto. Però quello che mi colpisce, i discorsi che ho sentito oggi sono totalmente reversibili rispetto a un anno fa, cambiando colore. E questa è una modalità a cui noi purtroppo ci dobbiamo abituare, perché la coperta è molto corta e quindi tu ti troverai sempre dei governi che, come dice giustamente Giovanni, tolgono di qua e danno di là, raccontando, però enfatizzando molto, quello che stanno dando e cercando di nascondere quello che stanno togliendo. Io ho fatto questo ragionamento che secondo me Mario sviluppa bene, scusate. Dal tema Giordano, va bene, sviluppa. Alza la palla. La lotta all'evasione fiscale è assolutamente... A volte gli davo i pezzi da fare, i servizi da fare. Io sono un grande... potrebbe essere un dibattito autogestito. Io sono quindi un grande seguace televisivo di Mario Giordano. Poi, per anni... Andiamo sto tema è stato Giordano. Mio direttore. Il tema è questo. Questa manovra aumenta complessivamente la pressione fiscale. La lotta all'evasione è sacrosanta, ma la lotta all'evasione in questo caso... A me appare come un aumento della pressione fiscale complessiva. Ok, chiarissimo. Allora, cioè, traduco io, mi permetto di tradurre ancora più semplicemente il pensiero di Toti. Se noi recuperiamo l'IRTA 7 miliardi di evasione fiscale, dobbiamo abbassare 7 miliardi di tasse che il grande a qualcuno, punto no è spesa pagare pubblica. Pagare meno per pagare tutti o pagare tutti per pagare meno? Come metti insieme questa formula? Pagare tutti per continuare a sperperare dei soldi, perché non diminuisce la pressione fiscale. Se il governo recupera 7 miliardi di euro dall'evasione... Scusa Mario, dimmi una cosa, ma hai firmato una delega stamattina che parla pure a nome tuo, a Toti? Sì, sì, parla come me. Così io sono... mi regolo. Io vado con Buccini che ha 200 euro in tasca e comunque prendo meglio. Sì, io vado a pranzo Buccino con la puntata. Allora, Mario Giordano... Paga lui il pranzo, ovviamente. Paga Buccini, ovvio. In contanti, in contanti. Mario. No, vabbè, ma la storia dei contanti, il concetto è ovvio che bisogna lottare contro l'evasione, ma è il concetto punitivo nei confronti del denaro. Quello che io dicevo, a cui faceva riferimento Giovanni prima, è che non c'è niente di così tassato come il denaro, perché lo tassano quando lo guadagni, te lo tassano quando lo tieni in banca. È venuta anche l'idea qualche volta di tassarlo anche quando lo prelievi, te lo tassano sempre quando lo spendi. Cioè, l'unico modo per non farsi passare il denaro è non averne, e in effetti ci stanno riuscendo anche abbastanza bene per molti italiani. Quindi è questa logica punitiva che anche in pratica, in questa manovra per esempio sul denaro, c'è subito la multa per chi non mette il POS, e invece la riduzione delle commissioni delle banche, che sarebbe l'altra cosa corrispettiva, perché dico io ti multo se non metti il pagamento col banco, ma però nello stesso tempo riduco le commissioni. Era questa la quella logica. Deve essere contestuale, nel momento in cui si va a
ad operare si mette prima subito la multa e invece le commissioni vanno dopo. Su questo, questo hai perfettamente ragione. Io penso che non sia una cosa non normale che nel nostro paese, in molti luoghi non paghi il banco, ma non è normale nemmeno che si pagano le commissioni. Dopodiché, se posso permettermi, visto un'altra cosa, io credo a tutto, credo agli elefanti che volano, alla fata turchina, alle favole, credo quindi anche a Alessia Morani quando dice che questa è una normale dialettica, ma non possiamo far passare come normale dialettica il fatto che il giorno dopo la manovra non due parlamentari così, ma sì, la fatta turchina, io ci credo, beh, poi è giusto e lo deve dire, lo capisco che lo debba dire nel suo, però cioè, il giorno dopo che dopo lunghe trattative siamo arrivati finalmente alla manovra, a parte il fatto che scopriamo alcuni elementi tipo la sugar tax, io l'ho scoperta da un'intervista del ministro dell'economia, mezza riga, perché sembrava che fosse stata eliminata e poi è risaltata fuori, ma a parte questo i due leader principali di due delle forze principali, quindi Di Maio e Renzi, non è che contestano un dettaglio, contestano elementi essenziali. Uno contesta il fatto che rimanga a quota 100, uno contesta tutta la politica fiscale che sono 12,7 miliardi che è una cosa, e non può essere, dice, la normale dialettica, non è normale tutto ciò. Allora, scusate, facciamo una piccola pausa perché ieri l'Umbria, come spesso accade di questo periodo, è diventata caput mundi o quantomeno caput centrodestra. Perché? C'era un incontro del Family Day, si parlava di una cosa molto importante, si parlava di bambini, di nascite, così, e tutti e tre i leader sono andati lì. Andiamo a vedere cosa è successo. L'Umbria è terra di santuari, è terra di santi, di San Francesco. Nella terra di San Francesco sono arrivati loro, Salvini, Meloni e Berlusconi. Il centrodestra, unito in vista delle elezioni regionali umbre, guarda infatti al voto dei cattolici. Chi rappresenta meglio i valori cattolici? Meloni, Salvini o Berlusconi? Per me Meloni. Tocca trovare, diciamo, qualcuno che si faccia baluardo, diciamo, porti avanti il valore della famiglia anche a livello nazionale. Pare che Salvini sia l'unico al quale interessa. Ma il popolo cattolico è qui rappresentato da ben 7 associazioni, Pro Vita e Famiglia. Sono 15 anni che in Umbria stiamo lavorando per fare crescere l'associazionismo familiare e per rimettere al centro la famiglia dopo 50 anni di ideologia di sinistra che aveva ridotto la famiglia a genitore 1 e genitore 2. Io voglio difendere quello che mi definisce, voglio difendere Dio, voglio difendere la patria, voglio difendere la famiglia. Quindi mai nessuno si possa permettere di venire qua e dire togliete quel crocifisso. L'aborto non lo accetto. Anche se magari una donna è stata stuprata, in quel caso? No, assolutamente no. Quali sono i nemici dei cattolici? Potrebbe essere anche una certa parte della Chiesa. Famiglia, tutela della vita dal concepimento, quindi no all'aborto, le associazioni cattoliche hanno concentrato questi principi in un manifesto valoriale che Donatella Tesei, candidata del centrodestra alle regionali, ha sottoscritto. Ho deciso di firmare il manifesto valoriale. Il tutto mentre sempre a Perugia Salvini, Meloni e Berlusconi, durante la conferenza stampa congiunta, hanno lanciato la comune sfida alla sinistra e ai grillini. Viva la Lega, viva Fratelli d'Italia, viva Forza Italia, viva il centrodestra, indispensabile per il bene del paese e degli italiani, e se permettete viva anche questo vecchietto che ce la mette tutta ancora. Berlusconi ci piace tanto quando dice queste cose, ma viva il centrodestra, hai visto Mario come l'ha scandito, centrodestra, perché Salvini non lo nomina mai sto cavolo di centrodestra. Com'è? Credo che invece nelle regioni, Giovanni Toti ne è una dimostrazione, ma anche la Lombardia, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il centrodestra, quello che governa, che dà buoni risultati, in questo momento sia il centrodestra. Quindi credo che in Umbria la proposta del centrodestra sia una proposta complessiva. Poi sui cattolici,
Attenzione, perché in questo momento c'è una distanza grandissima fra le gerarchie, lo dico da cattolico che insomma conosco questo mondo, c'è un grande malessere fra i fedeli nel rapporto con le gerarchie della Chiesa di questo momento. Quindi c'è una partita interessante. Allora, questo è un tema su cui voglio arrivare, molto interessante. Volevo passare un attimo da Matteo Richetti, che conosco da molti anni, ha tre figli come me, e so che è un cattolico. Com'è? È interessante questa cosa che dice Giordano, no? Cioè, il popolo cattolico si affida a un leader come Salvini, se lo sarebbe aspettato lei? Beh, il popolo cattolico, un pezzo di persone che in maniera assolutamente legittima fanno riferimento alla confessione religiosa che è la mia medesima, la traduce in maniera che io faccio fatica a comprendere, ma che rispetto moltissimo. La Meloni è salita sul palco dicendo che lei difende Dio, penso che il principale sia meglio attrezzato, io faccio politica in maniera laica. E ad esempio credo che quando un pezzo di quelle gerarchie, ha ragione Mario Giordano, oggi la Chiesa vive anche di frizioni molto forti circa un'impostazione di politica ecclesiale su dinamiche dell'Occidente, su dinamiche della globalizzazione, problemi molto complessi che non si riducono certamente a Dio, Patria e Famiglia. Quelli vanno bene per gli slogan in politica. Quando abbiamo fatto il provvedimento sulle unioni civili, cosa che ad esempio dal legislatore cattolico ha prodotto anche un elemento di pressione su di me da quei mondi, e si diceva così smantellate la famiglia. Oggi ci sono persone che vivono serenamente insieme, la famiglia è lì dov'è, e a volte il coraggio di avere un approccio laico alle cose dimostra anche che una convivenza, allora, su valori diversi cosa, è possibile. Credo molto nella famiglia, soprattutto credo nel desiderio nella bellezza del fare figli. Se smettessimo di parlare di questo tema solo in campagna elettorale, facessimo cose concrete tutti i giorni, secondo me staremmo un pezzo avanti. Questo tema viene sempre fuori in questi momenti, poi si inabissa, nessuno gliene frega più nulla. Morani, prego, poi è arrivata una persona a cui voglio dare la parola perché sarà molto interessante confrontarci con lui. Alessia Morani. Sì, riprendo quello che diceva Giordano, se crede alle fate turchine e agli asini che volano, allora crede anche al centrodestra unito, perché l'immagine di ieri in Umbria era un'immagine di un centrodestra di facciata che tenta di convincere gli elettori che sono ancora una è un sognatore, Mario, fatto così. Un sognatore, fatto così. Credo a Morani, rispetto... credo anche a che la Lombardia, per esempio, sia governata bene. Pensi come sono strano. Sono bizzarro che il Veneto sia governato bene. Pensi come sono strano. Rispetto ai temi... rispetto ai temi toccati sulla famiglia in particolare, io trovo piuttosto curioso, se non anche profondamente ipocrita, che i paladini della famiglia tradizionale siano coloro che, come Salvini, ha più di una famiglia, come Berlusconi, che ne ha diverse, o come la Meloni, che non è neppure sposata. Se permettete, ve lo dico, da cattolica non sposata, che non ha figli, quella rappresentazione falsa di leader politici che si fanno paladini di quel tipo di famiglia è anche abbastanza fastidiosa e prende in giro i cittadini italiani. Vogliamo parlare di famiglia? Parliamone pure. Parliamo di come si fa ad aiutare le giovani famiglie. Parliamo di politiche abitative. Questo governo ha messo 1 miliardo di euro dopo anni sulle case popolari, sulla rigenerazione urbana. Abbiamo proposto i nidi gratis per i redditi medio-bassi, che sono... Allora, Morelli, ci arriviamo fra un momento a questo dibattito. Ma non parliamo di cose persone, inutili come la famiglia tradizionale rappresentata da quei leader. Detto, però, Morani, detto, a me sembra francamente una cosa assurda. Un attimo solo. Ma, Mirta, di principio. Allora, se facciamo che ognuno deve dare l'esempio delle politiche che fa, a me tocca cancellare l'assessorato allo sport dalla Liguria. Non credo che i politici debbano esattamente, allora, come posso dire, Giovanni, fare testimonianza, fare quella è roba da profeti, da cose un pochino più mistiche della politica, fare testimonianza con la propria vita, del proprio credo. Io sono piuttosto laico, anche se ho ottimi rapporti con le gerarchie ecclesiastiche della mia regione, questo non mi ha impedito di aumentare, come dire, le borse di studio per le scuole
che non sono pubbliche per chi vuole decidere un'educazione libera. Infatti è un tema molto concreto, questo poco ideologico a mio parere. Allora, il tema degli asili nido è importante, ma in molte regioni governate dal centrodestra gli asili nido per alcune fasce di reddito sono già gratuiti. Anche dal centrosinistra, vale l'Emilia a farsi un giro degli asili nido. E anche in altre regioni. Le viene da sorridere. Non è che c'è stata tutta questa invenzione. Faccia un giro a Reggio Emilia, Toti. Magari, come? Non ho capito. Adesso vi prendo tutti e due, vi porto in campagna con me a vedere l'asilo nido e mettete le mani nei capelli. A Reggio Emilia, come in altre regioni del centro-est, in Lombardia e Liguria, dove l'abbiamo inserito noi, quindi, come dire, ma infatti, venga. Ma meno male, sono delle buone pratiche, facciamole succedere anche altrove. Appunto, però, ora, sentir dire che la grande novità di questa legge di stabilità è il voucher allora, per gli asili nido. Allora, si fermi un attimo, devo fare un gentile omaggio a Mario Giordano. Scusate, Mario, ti sto per mandare questa per email, così te la metti sulla scrivania. Eccola là, che bello! Tutte le volte che la sento parlare. Ora io te la mando, tu te la metti sulla scrivania, va bene. Invece, però, parliamo di cose serie. Devo tornare devo andare ad Assisi a salutare padre Enzo Fortunato. Salve, padre Enzo! È un piacere vederla. Tra l'altro padre Enzo ha scritto un libro bellissimo che si chiama Francesco il Sultano, 800 anni da un incredibile incontro, che è un libro molto interessante perché incredibilmente parla anche molto dell'oggi. Ma veniamo al punto che è stato sollevato sui cattolici, no? Sul fatto è molto interessante, le gerarchie ecclesiastiche vedono Salvini con sospetto. Io ricordo una copertina pazzesca di Famiglia Cristiana, vade retro Salvini, e invece dall'altra parte nei sondaggi, ecco qui ce l'abbiamo, eccola qui. Dall'altra parte invece dei sondaggi vediamo che il popolo dei cattolici invece ha fiducia in Salvini. Cosa sta succedendo? E perché questa dicotomia? Forse anche per il grande tema dell'accoglienza, su cui il Papa continuamente dà dei segnali molto, molto precisi, padre Enzo. Guarda, intanto saluto ciascuno di voi e vi auguro ogni bene e un buon lavoro. Ma parto dalla frase che tu prima hai citato, e cioè: perché questi temi ritornano come parentesi nelle campagne elettorali? Ecco, già questa è la prima, porrei la prima domanda. Cioè, io, i temi della famiglia, i temi anche dell'immigrazione, delle persone che bussano al nostro paese, sono temi così complessi, così forti, così significativi, che io chiedo alla politica di qualsiasi schieramento di affrontarli in un momento di maggiore calma e con maggiore riflessione. Altrimenti cosa accade? Accade quello che stiamo assistendo, e cioè allo strattonamento. Io ho scritto un articolo, Francesco, non tiratemi per il saio, no? Cioè, bravo. Il rischio è che i valori cattolici rischiano di essere tirati a destra e a sinistra. Allora l'invito è: ragioniamo su questi temi, confrontiamoci, ma al di là delle campagne elettorali. E io sono convinto, dato che questo è il bene comune, cioè un bene che riguarda destra e sinistra, lo potremo affrontare raggiungendo delle soluzioni. Altrimenti davvero diventa, permettetemi questo termine, ignobile trascinare nell'agone politico questi aspetti. Ma lo dico a destra e a sinistra, però... perché credo che bisogna dialogare. Ha ragione padre Enzo, mi sa che mi vengo a fare due giorni a Assisi da lei, mi dà tanta serenità parlare con lei in questo momento. T'aspetto allora. Però volevo sapere una cosa, che sensazione lei, insomma, voi siete un pezzo molto particolare della Chiesa, naturalmente portate avanti il messaggio di San Francesco, ma che sensazione avete voi su questa divisione all'interno del mondo cattolico? Anche in Umbria si vede molto forte, no? L'Umbria è la terra dei santi, eppure in questo momento c'è anche tanta rabbia, tanta insoddisfazione, insomma, lei, il polso del popolo cattolico, lei come lo vede, come lo sente? Io sento non il polso del popolo cattolico, io sento il battito dell'uomo contemporaneo. L'Italia è profondamente cattolica, e che se ne dica, è profondamente cattolica. Io credo che a chiunque persona noi domandiamo: che immaginetta hai nel tuo portamonete? Che collanina porti al collo? Qual è la reliquia che porti appresso?
credo che ciascuno di noi porta un simbolo religioso appresso. Quindi, però vedo che c'è una, diciamo, una situazione drammatica a livello economico, e questa situazione drammatica sta incattivendo l'uomo, lo incattivisce in maniera così forte che poi si arriva a dire prima noi e poi gli altri. Invece noi dovremmo dire prima tutti, ma tutti nel vero senso della parola, perché dobbiamo fare avanzare l'umanità, e credo che in questa umanità noi ci ritroviamo. Poi c'è la questione della relazione, la relazione. Aspetti un attimo, Padre Enzo, devo andare in pubblicità, ci ha dato già uno spunto di riflessione molto importante, pubblicità, poi torniamo e continuiamo a parlarne. Rimanete con noi. Dove li ha trovati? Sono stati trovati dei ragazzi proprio qui davanti, proprio messi per terra qui, domenica mattina. Prima della funzione? Sì. Razzista, quanto ci guadagni? Vergogna. Don Massimo Biancalani ha letto queste parole su alcuni volantini anonimi. Da sempre il parroco di Vicofaro, alla periferia di Pistoia, è impegnato in prima linea sull'accoglienza dei migranti, che oggi dormono dentro la chiesa. Stiamo entrando con lei in chiesa, Don Biancalani. Di fatto le persone dormono in questo sopra? Sì, 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 è questa chiesa enorme con questa parte soppalcata mi consentiva di fare questo tipo di accoglienza ed emergenza. La prima ribalta delle cronache, suo malgrado, Don Massimo la trovò pubblicando 2 anni fa su Facebook la foto di alcuni ospiti della parrocchia in piscina, scatenando la reazione anche del segretario della Lega Matteo Salvini. Oggi il clima qui fra i residenti è peggiorato. Veniamo allontanati. No, non si preoccupi. La convivenza fra i residenti e 200 ospiti stanziali sembra ormai impossibile. Qualcuno non vuole essere ripreso. Mi hanno aperto le macchine, quindi ha voglia la prova a tutti. Qui non ci sono più né matrimoni, non ci sono più né funerali, né battesimi, non c'è più niente, perché i parrocchiani non ci vanno. Lei frequentava la chiesa? Frequenta la chiesa? Io ho 20 anni, ho 60 anni, tanto ora non ci vado. Perché? Non ci vado perché a me tutti questi letti della chiesa non mi vanno, non va bene. È diventato un dormitorio ora, no chiesa. Frequenta la chiesa? Finora sì, ora no. Fuori un muro di paura ed esasperazione. Dentro la parrocchia invece, Don Biancalani rivendica un'accoglienza senza se e senza ma. Non ci può essere chiesto di mandare sulla strada questi ragazzi, perché l'alternativa anche a questi materassi appoggiati a terra per tanti di loro è la strada. Qualcuno sta dalla parte di Don Massimo. Non hanno mai offeso nessuno, a differenza del vicinato di come le offende quando le vede passare. Ibrahim è ospite da 3 anni a Vicofaro e vorrebbe una convivenza diversa con chi abita fuori. Per capire devono avvicinarsi, se no rimaniamo nella stessa situazione. Allora, Goffredo Buccini, te ne sei molto occupato, no? Anche del fatto che, insomma, certe volte l'insofferenza che arriva quasi al razzismo deriva anche da situazioni di grande difficoltà. Che sensazione hai? Questo paese è diventato un po' un bersaglio, no? No, la mia sensazione più forte è una drammatica assenza dello Stato. Nel senso che non dovrebbe essere questa la modalità, cioè non dovrebbe essere, non si richiede l'evangelicità o la santità a quelli che vanno in chiesa, cioè il fatto che si debbano abbracciare agli immigrati non è proprio richiesto per entrare in chiesa, quindi capisco che è un problema, e non si richiede il fatto che Don Biancalani debba montare un centro di accoglienza al piano superiore della chiesa. Se lui dice, se li mando via da qua, vanno in strada, allora, c'è qualcosa che non funziona. C'è un grossissimo problema, come io dico da anni ormai. Noi il problema con gli immigrati, a parte anche lì dovremmo distinguere tra profughi che vanno accolti e distribuiti e immigrati di cui abbiamo bisogno in economia, ma quello è un altro discorso che forse possiamo fare dopo, se volete. Il problema non è a mare, i numeri a mare erano piccoli da Minniti in poi, sono rimasti piccoli, sono più piccoli con Salvini, non è in mare, anche adesso che stanno aumentando, parliamo di numeri irrisori, il problema è a terra.
perché noi a terra negli anni abbiamo accumulato uno stock di cattiva accoglienza gestita molto male, molto male, negli ultimi 5, 6, 8 anni, che ha prodotto un amount di persone per strada, non protette, ma neanche messe in un CIE. Allora, voglio dire, se tu non puoi stare da nessuna parte, io devo avere un CIE dove ti tengo e tra un anno e mezzo decido dove vai, devo sapere dove vai. Lo Stato deve sapere dove sta la gente. E secondo me un governo che voglia avere qualche possibilità di risalire nella china, diciamo, della, essendo partito, non ammettiamolo pure, con la massima simpatia popolare, è un governo che abbia il coraggio di tenere insieme solidarietà e sicurezza. Senza la sicurezza, scusate, voi non potete dare, permettimi, Totti, Gianni, voglio anche tornare da Padre. Senza la sicurezza non è possibile dare nessun elemento di solidarietà. Detto questo, però, e mi taccio, il famoso mitico primo decreto Salvini ha avuto, che vi faccio brevemente, cioè ha abbattuto la protezione umanitaria e ci poteva anche stare, ma per effetto di questo ha buttato fuori dai centri d'accoglienza via via più persone, ha negato via via più richieste, senza sapere dove metterli, perché se noi non facciamo... Quindi ci ha resi più insicuri? Certo, perché se noi non facciamo i rimpatri, aumenta la gente per strada e secondo l'ISPI saranno 130.000 in più fino al 2020, quindi di quella roba lì ne vedremo, allora, di più e non di meno. Una cosa, anche no, perché è molto poco ideologico il discorso che fa Goffredo, cioè sì, dice sì, parliamo di cose concrete, tu gli dici non ti proteggo più, ti metto in strada e sono meno sicura. Io guardavo il vostro servizio, Ibrahim sta in quella chiesa da 3 anni. Io non credo che sia un paese normale e civile, qualsiasi parte politica, che può tenere, certo, una persona 3 anni in, certo, una chiesa. Esattamente. Cioè, che l'abbiamo fatto venire a fare? Perché io sono uno di quelli che penso che l'immigrazione ci sarà, che va gestita, che va controllata, di cui in alcuni casi serve, in altri casi crea tensione, cioè che è una politica che va gestita e non c'è un massimalismo né una ricetta che vale per tutte le stagioni. Ma quando sento che un tipo sta 3 anni dentro una chiesa, mi preoccupa una certa politica che nega il problema o lo minimizza. Il problema è gigantesco. Io dico che Salvini ha fatto bene a dire alcune cose e a fare alcune cose, a dare delle regole, perché siamo l'unico paese, e questo va anche detto, dove difesa dei confini, espulsioni di chi non ha i documenti, eccetera, eccetera, viene vissuto da un pezzo di politica e anche un pezzo di società come una, allora, colpa. Mi viene in mente una nessun cosa. Americano, nessun britannico, nessun australiano penserebbe mai che difendere i propri confini, rimettere su un aereo una persona e rimandarlo via se non ha il permesso, sia una colpa. Pensano che sia un dovere, il principale dovere dello Stato. Padre Enzo, poi arrivo Righetti, sì. Padre Enzo, mi viene in mente la famosa frase che pronunciò il Papa in aereo, no? Dobbiamo accogliere, ma non più di quello che è possibile. Come si fa a rimanere umani, a rimanere accoglienti, a rimanere solidali, come diceva Buccini, in una situazione veramente così però complicata? Perché per un parrocchiano vedere un ragazzo che sarà 3 anni dentro una parrocchia effettivamente può diventare... certo, straniante. Ma il ragazzo, cioè cosa fa quello per 3 anni? Il ragazzo. Padre Enzo. Sì, beh, intanto andiamo al cuore del Vangelo. Io non lo dobbiamo dimenticare questo. Qualsiasi cosa avete fatto ad uno di questi più piccoli, l'avete fatta a me. Qui c'è il processo esistenziale, spirituale, religioso, identificativo del cristiano. Quindi chi rifiuta l'altro, chiunque esso sia, dalla vita nascente all'uomo che bussa alle nostre porte, io non so se si possa dire cristiano. Detto questo... Padre Enzo, però io ti voglio bene, lo sai, ci conosciamo da tanto tempo. Certo. Però tu eserciti un magistero morale, questo devi dire, ma la politica poi deve gestire le cose con risorse che sono limitate. Benissimo. Contenzioni del vicino di casa, soprattutto è bello lo dire Stato è laico, tutti, poi tutti fino a avanti, fare tutti amici. Allora, facciamolo finire, devo andare in pubblicità. No, ma non governatore, è padre, una cosa. Però che bacia il rosario e fa vedere il nella Vangelo, grande questione, nella grande questione, nella grande questione, io non ho mai sentito, ecco, la politica andare alle cause. Ci siamo chiesti, dico ci siamo perché mi ci metto pure io dentro, ci siamo chiesti la causa del capitalismo avvelenato qual è? È l'immigrazione, la causa del capitalismo avvelenato. E io credo che noi dobbiamo andare alle cause.
Ci dobbiamo chiedere, vogliamo solo il profitto o vogliamo condividere il profitto? Allora, devo andare in pubblicità un momento, certo. Scusate, è tassativo. Ci vediamo fra pochissimo, rimanete con noi. Mondo italiano. Allora, eccoci qua, sono le 12 in punto. Mi collego subito col telegiornale con Adriana Bellini, che vedo già pronta per noi. Tra l'altro vedo che ho in collegamento invece davanti a Palazzo Chigi c'è anche Durigon, leghista, il sottosegretario, ma fra un momento. Adriana, prego. Ciao Mirta, buongiorno. Allora, scattano oggi i dazi decisi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump su diversi prodotti europei. Dazi del 25%, c'è allarme in Italia perché molti soldi andranno dispersi. Stiamo parlando di prodotti fondamentali come i formaggi, il parmigiano reggiano, il pecorino, i liquori, e a livello europeo invece c'è per esempio il vino francese oppure le olive greche. Dunque, sicuramente questa è una notizia che fa parte oggi del nostro telegiornale, ma ce ne sono anche molte altre. Per quanto riguarda gli esteri, c'è la Catalogna. Poco fa la notizia che l'ex presidente dell'Assemblea catalana Puigdemont si è consegnato alle autorità belghe, questo in seguito al mandato di arresto, il nuovo mandato di arresto internazionale che c'è stato dopo la sentenza della Corte Suprema spagnola di Madrid, che ha dato severe pene ai separatisti catalani dopo 2 anni di processo. Dunque questo, poi tra l'altro a Barcellona è stata l'ennesima notte di gravissimi scontri, oggi è il quarto giorno di sciopero generale. Per quanto riguarda la cronaca, le notizie più strettamente italiane, c'è da segnalare l'arresto di un ultra del Napoli che sarebbe il colpevole, ecco lo vedete nella fotografia, dell'uccisione nel dicembre del 2018 di un tifoso al di fuori dello Stato San Siro di Milano prima della partita Inter-Napoli. Questa persona ha già diversi precedenti giudiziari e sarebbe anche vicino alla camorra. Dunque tutto questo nel nostro telegiornale. Naturalmente c'è Siria e Brexit. Mirta. Grazie, grazie Adriana, ci vediamo fra pochissimo. Io mi collego subito con Palazzo Chigi. In realtà siamo nell'entrata secondaria, quella che vi ho detto prima, da cui entrano le macchine dei ministri che avrebbero dovuto recarsi al vertice con Luigi Di Maio sulla manovra. Durigon non ci va al vertice con Di Maio, secondo me. Eh no, non ci vado, anche perché diciamo poco fa si sono chiusi dentro questa scatoletta di tonno e stanno decidendo cosa sarà la tax migliore per noi, insomma. Ma che dire, che aumentano le tasse, scusi però... Questi dicono da settimane, i signori del governo, che loro hanno fatto una fatica del diavolo per disinnescare i 23 miliardi di IVA, che sarebbe stato un bel salasso per il paese, dovuti al fatto che avete lasciato voi il conto del papete, e poi sono venuti a dire che ci stassano loro? Non sento. Ma mi sentite? Mi passi il telefonino, Milluzzi, si sta dando da fare, no? Milluzzi scrive messaggi e Durigon non mi sente. È un collegamento un po' situazionista. Vabbè, me lo mettete a posto, poi me lo ridate, grazie. Allora, Richetti va di una cosa sui migranti, sì, che c'è ancora Padre Enzo con noi. Prego, Matteo, sì, Richetti. Ma che fa il paio anche con la discussione circa il tema del mondo cattolico. Cioè io ho l'impressione che trasformiamo ogni questione nella straordinaria possibilità di dimostrare a chi ascolta, agli elettori, chi è più bravo dell'altro, chi fa gli asili nido migliori, se è giusto accogliere o non accogliere. E non vorrei che risultasse che l'unico responsabile qui è quel povero parroco che fa un atto di carità, perché di questo stiamo parlando. E per me un parroco deve fare atti di carità. Dobbiamo chiederci perché è necessaria quella carità, che avviene in via supplettiva del fatto che quelle persone non hanno una destinazione, cioè non hanno un percorso di integrazione. Senza menarcela troppo sul tema che portano via il lavoro agli italiani, che hanno il wifi, che vanno in piscina. È una discussione fastidiosa e che non risolve mai mezzo problema. Le cose stanno così. 2018 la presenza nel nostro paese degli immigrati irregolari era 551.000 persone prima del governo Salvini. E non faccio polemica. Dopo i 14 mesi dei giallo-verdi... Era Conte comunque il governo, non era Salvini. Scusa, Salvini, Conte... Cioè, è un lapsus questo. No, non è un lapsus, è che Conte rimane sempre, cambiano i vice.
Nel 2019, dopo 14 mesi, sono 638.000. Allora, ci sono 117.000 immigrati irregolari in più. E in mezzo i provvedimenti dei decreti, quelli sì di Salvini e non di Conte, hanno prodotto la chiusura del sistema di integrazione, di accoglienza, che può essere discutibile, che può essere cambiato, messo in discussione, ma è evidente che quelle persone che avevano un percorso di destinazione oggi sono per strada, sono in stazione. Allora, ma che cosa discutiamo, giusto, sbagliato? Quel povero parroco là ha dei ragazzi che non sanno dove andare e avrebbero invece il diritto non di avere più o meno degli italiani, ma avere dei percorsi codificati di integrazione. Io vorrei rispondere Francesco Borgonovo, come sapete firma della verità, li riassumo cos'è accaduto, Francesco, perché abbiamo fatto un servizio di Dion Biancalani, che ha avuto delle minacce, degli insulti, sì, perché tiene da molto tempo dei ragazzi, dei migranti dentro la sua parrocchia, e anche i suoi parrocchiani sono stanchi di questo. Però ci sta ponendo un altro problema adesso, Righetti. Dirai quello che fa Biancalani, che farà il suo mestiere di parroco, ma se i decreti di Salvini, al di là se piacciono o non piacciono, sono umani, sono di destra, sono di sinistra, hanno prodotto più persone irregolari in strada, beh, che cosa ha servito tutta questo anno e quattro mesi di governo? Beh, intanto dubito che Don Biancalani faccia il suo mestiere di parroco, perché a Don Biancalani piace tantissimo finire sui giornali, ci sono anche storie che lui ha raccontato un po' strane nel corso dei mesi, gente a cui è stato, quando partirono dei colpi di pistola agli immigrati, no? Nei suoi confronti, insomma. È un personaggio da prendere un po' con le pinze, secondo me, perché ha molta voglia di apparire. Comunque, poi usciamo da Biancalani, andiamo al tema di fondo. Usciamo da Biancalani, va bene. Allora, io ho qualche dubbio, tanto per cominciare, sui dati di Righetti, perché noi non sappiamo esattamente, non lo sapevamo prima, probabilmente non lo sappiamo neanche adesso, quanti sono gli immigrati irregolari in Italia. Sono stime. Sono stime che hanno fatto varie fondazioni nel corso degli anni, quindi dire con estrema sicurezza che sono aumentati di 140-150.000 unità non lo possiamo sapere. Sono evidentemente un problema e da qualche parte bisogna risolverlo, no? Allora, intanto in questo anno e mezzo che cosa è stato fatto? Si è cercato di andare alla fonte, cioè di limitare gli ingressi, che infatti adesso da un mese a questa parte sono ripresi, sono quasi il doppio rispetto al mese scorso e già in ottobre siamo sulla stessa tendenza, cioè aumenteranno normalmente. Sì, però Francesco, normalmente hai ragione, ma vogliamo dirci che a parte il tema degli sbarchi c'è il tema di tutta questa gran quantità di, sì, gente che dobbiamo vogliamo gestire. Dirci che scusami, scusate, così rispondi finisco a tutto, così rispondi a tutto, perdonami. Vogliamo dire a chi ci ascolta che l'80% degli sbarchi avviene con i cosiddetti sbarchi fantasma, cioè, sì, fuori dai dati, e che non avviene con le ONG, no, che la chiusura, no, dei porti non intercetta i barconi da, no, 80-90 persone per 100 sbarchi in un anno? Questo è il punto. Rispondo, gli sbarchi fantasma ci sono sempre stati, tant'è, sì, che noi li abbiamo raccontati anche 2 anni fa, li avete raccontati anche voi. È vero. Sono aumentati questi barchini dalla Tunisia semplicemente per un motivo, perché sono cambiati i flussi. Se voi guardate che cosa è successo quando abbiamo chiuso i porti, per modo di dire. Scusami un attimo, Borgonovo, devo salutare padre Enzo, perché so che deve andare via, non lo voglio, sì, non lo voglio tenere bloccato. Grazie. Padre Enzo, ci saluti con una frase di pace che ci serve di questi tempi. Allora ti dico un pace e bene francescano e poi una frase bellissima. Guarda, nulla è grande ma tutto è degno. Quindi vi auguro buon lavoro. Grazie, grazie padre Enzo, alla prossima. Scusami Borgonovo. No, dicevo, sono fatti aumentati. Fatti ispirare da padre Enzo, Borgonovo. Io no, ma per l'amore del cielo. Sempre sia lodato. Ma il problema ha ragione, cioè dobbiamo parlarne come ne stiamo parlando adesso con Righetti, cioè con questi toni, perché è giusto, cioè sono cambiati i flussi, perché è stata fatta una cosa secondo me giusta, cioè chiudere gli accessi. Si sono spostati, arrivano con queste barche, bisogna fare in modo quindi di evitare le partenze. No? E questo è stato una mancanza del precedente governo, che non è riuscito con gli stati, i paesi di origine, a fare delle trattative giuste per bloccare le partenze. E questo è un problema, è vero. Però
è stata una reazione alla chiusura dei porti, l'arrivo di questi barchini, l'aumento di questi barchini. Poi abbiamo 550.000 persone sul nostro territorio, che è un problema mandare via. Non ci riusciva Salvini a farlo in un mese, non ci riusciva, era un'esagerazione, ma non ci riusciranno neanche con il piano rimpatri di Di Maio. Forse bisogna concentrarsi su questo, dice, in questa fase. Ma forse bisognerebbe, fare un'altra cosa. Queste persone qua difficilmente riusciremo a mandarle via, perché ci sono quelli che hanno i ricorsi, ci sono quelli che devono aspettare il terzo grado, ci sono quelli che non sappiamo dove viene. Quindi se vogliamo fare una cosa sola in Europa è andare in Africa con una strategia comune, parlare con l'Unione Africana e con tutti i paesi, dire: signori, troviamo modo di fermare le partenze, poi questi 500.000, se rimangono solo questi, in qualche maniera si gestiranno. Allora, fermiamoci un attimo, perché siamo partiti dagli immigrati, che stavo parlando prima, e sapete che una delle frasi che si pronuncia molto su questo tema è: prima gli italiani. Benissimo, prima gli italiani, ma quali italiani? Perché noi abbiamo un grande problema in questo paese. Questo è un paese che non fa più figli. L'ultimo bilancio è che sono morte più persone l'anno scorso di quanti figli siano stati fatti nel nostro paese. Vogliamo parlare di questo stamattina. Approfittiamo del fatto che in campagna elettorale se ne occupa parecchio anche la politica e proviamo un pochino a capire cosa accade, perché accade. Partiamo da quello che si aspettano le famiglie. Abbiamo molti ospiti interessanti da sentire su questo tema. Il servizio. Quando i bambini fanno che meraviglia, che meraviglia. Perché può valere che mi danno la detrazione per il condizionatore a prescindere dal reddito e non mi danno un aiuto serio a prescindere dal reddito unico per le famiglie, per tutte le famiglie, no? L'assegno unico slitta al 2021 e intanto le famiglie continuano a sentirsi sole. In piazza Montecitorio mamma e papà hanno portato i passeggini e i seggioloni vuoti, simbolo di un paese dove non si fanno più figli. Federica ha 42 anni e 4 bambine tra i 16 mesi e gli 11 anni. Bisognerà decidere che si faccia qualcosa per le famiglie. Non possono ricontinuare a essere sole o lasciate al barcamenarsi. Assegni familiari, detrazioni, che tipo di aiuto vi arriva dallo Stato? Ci arriva ben poco. Per l'unica che ha potuto usufruire degli 80 euro per un solo anno, quando prima erano 3, è stata Francesca. Per altre figlie non abbiamo avuto niente. Un assegno unico cambierebbe la situazione? Beh, sarebbe un segnale, innanzitutto un aiuto concreto, vero, perché potrò spendere per le mie figlie per alcune attività, per alcune cose che adesso non possiamo permetterci, no? Non è possibile prendere una babysitter, non è possibile mandare i figli al centro estivo l'estate perché è troppo costoso. 200 euro di assegni familiari per le 4 figlie, 200 euro di detrazioni, fanno 400 euro al mese, che se ne vanno presto tra rette scolastiche, pannolini, gite, visite mediche. L'assegno unico invece sarebbe di 240 euro al mese per figlio fino a 18 anni. Per Federica significano 1.000 euro in più. Non ci sentiremo isolati, non saremo più degli eroi che fanno cose, insomma, che cercano di far quadrare il tutto. L'assegno unico è una risposta coerente e immediata. Che tipo di aiuto riceve dallo Stato? Per ora praticamente nulla, perché sono una madre a partita IVA e quindi i miei figli non sono riconosciuti. In che senso? Cioè non ho diritto agli assegni familiari. Nel 2018 in Italia è sparita una città come Venezia. Allora, naturalmente questo flash mob del forum delle famiglie è molto chiaro, no? Seggioloni vuoti, passeggini vuoti, e purtroppo è la triste verità. Ne parliamo con Flavia Perina, giornalista impegnata in politica in fasi alterne. Ho scoperto, ha scritto un saggio con un titolo bellissimo di qualche anno fa, però secondo me è così attuale. Senza una donna, come si vive nel paese più maschilista d'Europa? Come si continua a vivere? Perché come, il saggio è di qualche anno fa, ma non è che le cose quanti sono... Quanti figli hai tu? 3. Anch'io, mazza, siamo delle... appunto, a proposito di quella giovane signora Federica, ogni volta che io dico 3 figli mi dicono: ammazza, brava! Cioè... è una cosa che sembra una mezza pazzia nel nostro paese. È rimasto con noi Matteo Richetti, lo ringrazio molto, siamo europei. Solo perché ho 3 figli anch'io. Cioè, ha 3 figli anche lui, esatto. Guarda, adesso, un adesso popolo di eroi. Ecco, ecco. Non ne parliamo. Un popolo di eroi. Gigi De Paolo, padre di 4 figli, quindi ci ha battuto 5. Ammazza, di te.
De Paolo è proprio pazzo. Perché gira con i sandali d'inverno, De Paolo? È un voto per la pace a Gerusalemme. Ah, bravo. E lui è l'animatore del forum delle associazioni familiari, è quello che ha fatto questa manifestazione e tra l'altro appunto stanno parlando di questa cosa molto concreta che sono gli assegni unici, che non esiste al momento. No, al momento ci sono tante misure un po' frastagliate che non vengono percepite dalle famiglie. E poi, come è stato detto, se tu hai la partita IVA o sei un lavoratore atipico non prendi nemmeno gli assegni familiari, quindi... Nel mio caso, ma nel caso anche di Serena, Federica ha un contratto da dipendente, Serena che è partita IVA, lei di fatto non percepisce nulla pur avendo tre figli, ma nulla vuol dire nulla. Allora, è arrivata a trovarci anche Elisabetta Gualmini, una deputata del PD, ma soprattutto studiosa di fenomeni sociali e madre pure lei. Buongiorno. Buongiorno Gualmini. Di due figli. Due figli, ok, perfetto. Borgonovo ancora non ha figli. No, sta sempre qua. Che... Sta sempre in televisione. Infatti ogni tanto si diceva spegnere il televisore e darsi da fare, ma non la mattina però, ve lo dico subito. Gualmini, mi dica una cosa, a me sembra tanto sensata questa proposta delle associazioni familiari, cioè il fatto di dire facciamo un assegno unico, facciamo delle cose semplici di cui le famiglie, le donne, perché poi alla fine... Per carità, è un tema familiare naturalmente, ma cioè proprio le donne si sentono tanto sole, si sentono tanto affaticate e non scelgono neanche. Cioè, il paradosso è che tu o lavori o fai figli, dopodiché se non lavori non fai il secondo figlio perché pensi che a quel punto non ce la puoi fare e diventa una cosa che veramente poi blocca. Cioè, a me dispiace, ne parliamo sempre come di un tema marginale, ma questo parliamo del futuro dell'Italia, è il nostro futuro. Gualmini. Assolutamente. Io penso che la proposta di un assegno unico e quindi di un assegno universalistico che deve andare a tutti a prescindere dalla categoria professionale, a prescindere dal numero di figli, a prescindere anche dal reddito, in verità debba essere assolutamente istituito. Purtroppo l'Italia sconta un ritardo notevolissimo perché paesi come la Francia l'hanno istituito ben da prima. Io penso però che la prima operazione da fare sia quella in verità di riordinare tutti quei rivoli e quegli strumenti e strumentini che già ci sono per aiutare le famiglie, ma che sono talmente scoordinati tra di loro che la povera mamma fa fatica anche solo ad orientarsi. Penso anche ad alcune regioni che per esempio hanno già finanziato in maniera significativa anche i centri estivi, per esempio una misura che in Emilia Romagna ho introdotto io, di cui vado molto fiera, grazie anche al contributo dell'Associazione del Forum delle Famiglie. La prima operazione è quella di riunire tutti gli strumenti, cosa che questa finanziaria fa e prova a fare. Dopodiché si partirà dal 2021, non sono operazioni semplici, con un assegno unico, sperabilmente almeno di 240 euro al mese, sino ai 18 anni, è un'operazione allora, scusi, che va fatta. Io penso c'è un altro tema, Gualmini, che io trovo molto interessante. Chiudo solo su questo. Sì, dica. Chiudo solo su questo, il problema fondamentale è la conciliazione, la sindrome di Cenerentola in Italia, cioè il fatto che le donne sono massacrate dai lavori di cura, si devono occupare di 2/3 della cura familiare, dai genitori ai figli, a chi più ne ha più ne metta, quindi è evidente che dopo il primo figlio si fermano o rinunciano a fare figli. Allora o si cambia questa roba qua per cui le donne devono stramazzarsi e fare di tutto, oppure anche l'assegno unico temo che servirà poco. Allora facciamo anche un'altra cosa però, guardiamo in Europa, mi fate vedere il cartello sul resto d'Europa perché c'è un altro tema che mi ha molto incuriosito. Negli altri paesi europei, Germania, Francia, Svezia, insomma dove le politiche familiari funzionano, sono indipendenti dal reddito, cioè non devi essere una famiglia povera o comunque insomma con poche risorse per poter ottenere questo, perché in realtà io non so la vita delle vostre vite, ma e anche nei ceti alti ormai in Italia fanno un figlio solo. Cioè, è quasi un tema che prescinde dai soldi, ha a che fare forse proprio con un'idea anche di società, nel senso che avere dei figli... Cioè, io vi dico una stupidaggine, quando andavo fuori con i bambini piccoli, avevamo il problema, arrivavamo all'aeroporto, non ci pigliavamo tutti in taxi, cioè, ci sono delle cose che sembrano sceme, ma insomma, tu ti rendi conto che non è una società a forma di famiglia. Allora, ragionando su questo, voglio sentire adesso Flavia, però volevo farti ragionare su una inedita polemica che è scoppiata, perché Scurati ha scritto un pezzo,
uno scrittore molto importante che conoscete, ne abbiamo, è stato anche spesso ospite, e qui ha scritto un pezzo dicendo alcune cose sul perché non si fanno figli. Allora ve la faccio sentire perché abbiamo un estratto, una piccola intervista. E poi Vittorio Feltri gli ha risposto a modo suo dicendo un'altra cosa. Ma è importante perché forse anche capire le cause, fino in fondo non è un tema da poco. Sentiamo Oscurati. Perché abbiamo fatto così pochi figli? Noi che siamo stati la generazione più agiata, meglio nutrita, meglio vestita, meglio curata, più protetta, più sicura e più longeva che abbia mai calcato la faccia della terra. È una domanda necessaria e inquietante. Di solito si danno risposte di tipo, spiegazioni di tipo materiale a questa domanda, cioè si fa riferimento alla precarietà del lavoro, a un senso di insicurezza, alla difficoltà di costruirsi materialmente un avvenire, tutte valide ragioni ma non spiegano nulla. La controprova è semplice, basta voltarsi indietro e guardare alla generazione dei nostri padri, quelli della guerra e del dopoguerra, sono nati numerosi sotto le bombe. E allora c'è una, secondo me, una risposta di tipo culturale e spirituale. Noi siamo stati, forse proprio perché cresciuti in quell'agio, in quel privilegio assoluto, abbiamo vissuto esclusivamente nel tempo presente. Abbiamo progressivamente cancellato dal nostro orizzonte, dalla nostra esperienza del tempo, il futuro e anche il passato. E vivendo così, in qualche modo imprigionati nel presente, sotto la dettatura e la dittatura della cronaca, del giorno per giorno, le cose grandi della vita, come i figli, come l'amore, come la politica, quando è vera politica, non trovavano posto. E quindi generare figli è sempre stato il canale di trasmissione che, con cui l'umanità si è sintonizzata sulla frequenza del futuro, e a noi, per noi quel canale era spento. Allora, questo è il pensiero di Oscurati. Feltri gli ha risposto dicendo non facciamo figli solo perché costano troppo, ha messo in fila tutti i problemi, dall'alloggio agli stipendi bassi, al fatto che le donne devono contribuire ormai al menage familiare e quindi non possono più pensare le madri a casa. Insomma, ha messo in fila una serie, ha detto non ci diciamo cose generali e colte, diciamoci le cose vere, qua mancano i soldi. Che ne pensi, Flavia Verina? Tanto mi fa sempre molto divertire quando il dibattito sulla maternità, lo fanno che sostanzialmente gli è una cosa da donne, lo fanno gli uomini e ci si accalorano anche tantissimo, spiegandoci a noi donne perché non facciamo figli e quindi dandoci anche su, in questo campo, una lezione della loro, diciamo, superiore cultura e miglior visione del mondo. Io penso che ci sono dei dati molto precisi. In tutta Europa si fanno figli dove le donne lavorano. Più le donne lavorano, più sono disponibili a fare figli perché si sentono forti, dotate di un'autosufficienza personale. Se il marito le lascia per una ballerina del cancan, possono continuare a mantenere la famiglia e quindi c'è una corrispondenza proprio millimetrica tra il numero dei figli e l'occupazione femminile. In Italia la politica e la cultura in larga parte, senza dirlo invece, hanno veicolato un altro messaggio. Le risorse sono poche, c'è la crisi, il lavoro è meno, gli uomini lavorano e le donne magari tornano a casa a occuparsi del welfare che lo Stato non può più pagare. Questa è... Compresi i genitori anziani. Compresi i genitori anziani, certo, a occuparsi dei figli e dei genitori vecchi, perché lo Stato non ha risorse per questo, i posti di lavoro sono pochi, quindi gli uomini si riprendono i lavori e le donne si riprendono il loro lavoro tradizionale, cioè quello delle badanti o delle babysitter. Questa cosa poi ha un effetto collaterale, e l'effetto collaterale è che le donne non sono più disponibili a fare un figlio perché temono la povertà, temono di essere lasciate sole, temono di essere abbandonate senza un lavoro o con lavori molto precari. Ma noi sappiamo, perché ce lo dicono i dati, che in vetta alle classifiche non solo dei poveri ma anche delle persone a rischio povertà ci sono le 800.000 donne singole italiane come con no? un figlio. Sono quelle più povere e che corrono più il rischio di scivolare proprio nella mancanza di beni essenziali. Allora dobbiamo guardare in faccia questa realtà, e quando parliamo di maternità, di demografia, di figli, parlare con le donne, perché personalmente sono molto stufa delle lezioni degli uomini in materia e penso che sia un tema
che se le donne fossero più assertive anche in Parlamento, allora, questo sarebbe punto, stato la risolto a voi da tempo. Mi sembra quasi un insulto alla Parina, ma dovrò sentire anche il parere degli uomini a questo punto. Per carità, per carità. Siamo a sentire Gigi Di Paolo, Richetti e Borgonovo. Partiamo anche da questo tema che ha posto, anche perché io con tutto questo penso che sia anche tanto tanto ingiusto chiedere a una donna nel 2019 di scegliere tra lavoro e figli. Cioè io sono nata da, sono cresciuta in una famiglia con una madre femminista che mi aveva insegnato che erano entrambi due miei diritti, il lavoro e i figli. Per me è terribile pensare che dopo tanti anni siamo arrivati al punto che devo scegliere. Prego. Ma infatti è questo il grande problema, nel senso che per come è sistemata, per come vengono aiutate oggi le famiglie, ovvero nulla, le donne sono costrette a scegliere tra il lavoro e la famiglia, mentre invece in un discorso dove qualora ci fosse un aiuto diverso, uno avrebbe una libertà di scelta. Quello che dicevano appunto Feltri e Scurati, a mio vedere è sempre il solito errore italiano, forza Roma, forza Lazio, nel senso che c'è sia una motivazione culturale, verissimo, perché è un dato di fatto, ma c'è anche una motivazione economica. Noi diciamo, togliamo l'alibi economico perché l'aspetto culturale ci vuole più tempo. È ma come se noi dovessimo. L'alibi non è un alibi, è una realtà. Togliamo l'alibi a chi invece pensa che sia solo culturale. Ah, certo. Cioè, cerchiamo di. Diamo gli strumenti, vediamo sì, cerchiamo di far fare al transatlantico demografico, perché questo è, un'inversione a U. E l'economia lo rinforza, anche perché l'economia influisce sulla cultura. Questo è un dato di fatto. Noi diciamo, in maniera molto semplice, le risorse già ci sono. Non chiediamo ulteriori risorse. Il forum dice ci sono già molte risorse e vengono investite nelle famiglie. Ho parlato personalmente, io, con Salvini, Di Maio, Zingaretti, Meloni, Carfagna perché Berlusconi stava poco bene, Boschi, tutti quanti si sono detti assolutamente favorevoli all'assegno unico. Domando, perché le risorse ci fatto? Sono. Perché non lo facciamo? Le faccio anche un'altra domanda e la pongo a tutti. A vostro modo di vedere, l'economia in Italia come può ripartire? Con 20 euro in più per il cuneo fiscale ai lavoratori o, come credo io, dando 250 euro al mese nelle tasche delle famiglie con figli? Automaticamente i consumi ripartono perché a casa nostra, se arrivano queste risorse, ci compriamo la macchina nuova, facciamo una vacanza diversa rispetto a quella che facciamo, le famiglie vanno a mangiare una pizza. Così riparte l'economia, non riparte in maniera astratta, riparte facendo e dando fiducia. Noi oggi, concludo, anche riguardo al futuro di mentalità, noi oggi facciamo la differenziata a casa, noi la facciamo con gli occhi della tigre, perché non è un'imposizione del Comune di Roma. È un dono che facciamo al futuro, perché è un dono ai nostri figli. Il Comune di Roma poi nel cassetto te le rimette tutte insieme. A maggior ragione. Appena esce fuori dal palazzo. Un figlio cambia la mentalità. Allora, è molto interessante quello che ha detto. Io però vorrei sentire da Richetti e da Borgonovo anche un ulteriore elemento, perché nel pezzo di Scurati c'è questa idea di dire ma come, negli anni dei baby boomers, gli italiani facevano i figli, erano poveri, erano spesso un tetto sulla testa, addirittura durante la guerra hanno fatto i figli sotto le bombe e facevano i figli. È successo qualcosa. Ma non sarà anche successo un po' che non abbiamo più speranza nel futuro? I figli sono il più grande investimento sul futuro che possiamo fare. Quando cominciamo a pensare che il futuro è peggiore, ci passa la voglia di fare i figli? Ma non c'è dubbio. Non c'è dubbio che è così. Cioè, premesso che non parlerò di maternità e mi sta tremando la voce e mi guardo alla mia destra. Flavia ha descritto condizioni di contesto... Anche perché la moglie lo sta guardando, lo fa nero fra un po'. Condizioni di contesto oggettive. Cioè, noi continuiamo a fare provvedimenti contro le dimissioni in bianco, sulla parità salariale, sulle pari opportunità di lavoro e pochi giorni fa sui giornali c'era la storia di questa ragazza perseguitata per il secondo figlio ed è cronaca. E quindi a Modena diciamo le balle stanno in poco posto. È evidente che gli interventi della politica, del legislatore, delle regole del gioco della società italiana sono insufficienti. Sono insufficienti anche per ragioni di responsabilità, perché purtroppo la politica vive di elementi di priorità, sia dal punto di vista delle risorse che dal punto di vista delle scelte. Se ci sono 8 miliardi e mezzo per mandare in pensione 62enni, non ci sono per fare politica per la famiglia. Uno può andare a trovare Di Maio, Salvini, Berlusconi, Renzi e Zingaretti. Poi c'è i provvedimenti e i voti.
Quando le donne arrivano in Parlamento e c'è un euro, possono fare la battaglia per mandare in pensione le donne con quota, non so, o per sostenere maternità e figli, perché ha ragione Flavia, a un certo punto di maternità bisognerebbe discutere e decidere. E questo allora, non scusate, accade, dove sta, però aspetta, c'è un problema. Aspetta un momento, ripeto, Salvini, se volevo capire, dove sta Salvini? A Piazza San Giovanni. Ha la manifestazione domani, quella del 19, fa una diretta Facebook, e dice? E vanno a fare benzina a un euro. Saranno tutti residenti, saranno tutti dipendenti, saranno tutti lavoratori e collaboratori, o ci sarà l'amico dell'amico del cugino? Però è una curiosità, come si chiama? Via dei carburanti si chiama, non sapevo che a Roma esistesse via dei carburanti. Sì, carburanti. Ragazzi, è così, comunque benzina stanno andando contrabbando. Mentre Conte e Di Maio aumentano le accise, le tasse sugli Euro 3, gli Euro 4 diesel, e dico Giuseppi, Gigino, ma secondo voi uno c'ha la macchina o il furgone vecchio, il trattore vecchio o il camion vecchio perché c'ha il gusto di averli vecchi o perché ha problemi economici a comprarli nuovi? Ecco, probabilmente la seconda, quindi se gli metti nuove tasse non è che aiutino più di tanto. Che succede? Le luci, sì, poi qua ci sono anche per il risparmio energetico luci accese anche di giorno. Poi paghiamo 9.000 euro di pulizia. Salvini... No, ma non va bene. Salvini che parla di accise è un spettacolo puro. Cioè, questo faceva il ministro degli interni eletto sulla base di un impegno: diminuisco le accise. E oggi fa il fenomeno col telefonino davanti. Ma diamoci un ma questa politica qua, ma davvero, ma divento populista anch'io. Cioè, mi mando a casa e ci mando a casa. Ma si può ascoltare una roba così? Noi qua a discutere del fatto che non si fanno figli, che per la prima volta questo paese rischia il dirupo, e abbiamo questo che si fa la roba sulle accise che lui non ha toccato fino ad aumentarle. Sono allora, un po' nervoso. Però questo lo chiedo a Borgonovo, perché io un'idea ce l'ho su questa storia del perché si parla sempre degli stessi temi, perché in realtà si parla proprio elettorato e i bambini che non sono ancora nati non votano, le famiglie numerose sono poche, quindi valgono pochi voti, e invece per esempio i pensionati di cui parliamo giorno e notte sono tanti. Forse c'è anche un po' questo come elemento, no? Borgonovo? Mi si consente di parlare della maternità e della paternità, visto che per fare i figli ci vogliono maschi e femmine, quindi ci vogliono in due. E purtroppo, nonostante qualcuno pensi ultimamente, tra cui alcuni tribunali italiani, che possono esistere due madri, poi mi spiegheranno in base alla biologia come si fa con due madri, però questo purtroppo è uno dei problemi. Cioè l'idea che la maternità sia qualcosa che riguarda la donna, perché se la riguarda in positivo, poi la riguarda anche in negativo, cioè è la donna che si deve fare carico del figlio. Questo è successo, e questa è stata la grande illusione dei diritti, del femminismo e di tutte queste belle cose, no? Della libertà di scelta di fare i figli, solo che la libertà di scelta di fare i figli è anche la libertà di non farli, e infatti non li stiamo facendo più. Lo spiega molto bene uno studioso francese che si chiama Gaucher di cognome, ha scritto un libro bellissimo, Il figlio del desiderio, perché noi possiamo raccontarci tutto quello che vogliamo, però ci sono dei dati che parlano, e i dati dimostrano che quando arrivano qui degli stranieri, che normalmente sono molto prolifici, smettono di fare figli, che anche dove sono stati dati in maniera robusta gli incentivi alle famiglie, se non c'è una cultura che li sostiene, non si va da nessuna parte. Noi è successa una cosa in questi anni, e su questo ha ragione Scurati, è successa una cosa che si chiama neoliberismo. È successo che c'è un sistema che dice che le famiglie fanno schifo, che sono quelli quel cartello, banalmente, non l'era assunto molto bene la Cirinnà quando mostrava quel cartello Dio, patria, famiglia, vita di merda, no? È esattamente questa l'idea che abbiamo, cioè noi stiamo ragionando fra persone che hanno tra i 40 e i 50 anni, no? Ma guardate i ragazzini che oggi crescono completamente isolati, dove saranno fra, quanti figli faranno quelli fra 20 anni? Quanti di loro si sposeranno? Che idea di famiglia hanno in mente quelli lì? Però questo, scusami, Francesco, io accetto questo ragionamento, ti dico una cosa però, che poi c'è un elemento che è veramente individuale. Io ho fatto i figli a 20 anni e li considero la più grande gioia della mia vita, cioè non vorrei mai aver vissuto senza averli fatti. Ma nessuno quindi deve... Poi c'è un elemento che riguarda ognuno di noi, le nostre scelte personali, la cultura esterna, per carità, certo, hai ragione, i sacrifici. No, però insomma, poi alla fine, questo, fare un Mirta. Figlio, cavolo, è un investimento meraviglioso. Ma non certo si può che pensare è un investimento che c'è il neoliberismo, non faccio più i figli, non lo so. No, ma non è... Ma
poi ti posso dire anche, scusate, cioè, il desiderio, del secondo figlio anche è molto verificato. Da tutte le interviste fatte alle donne, le donne dicono di desiderare sia il primo però, sia il secondo figlio e di rinviare, però rinviano perché sto aspettando un lavoro stabile, sto aspettando un contratto, quindi il desiderio esiste. Guardate che dire neoliberismo significa la somma delle due cose, cioè colpire le famiglie dal punto di vista economico e dal punto di vista culturale, se no non si spiega per quale motivo donne di generazioni passate che non avevano alcuna tutela, che magari lavoravano in nero in condizioni pazzesche, facevano più figli delle donne di oggi. Perché non c'era la pillola. Perché non c'erano gli anticoncezionali, c'era una cultura per cui i figli si facevano senza farsi troppe domande, si facevano perché bisognava farli, perché si facevano punto, e adesso invece prima di fare un figlio ti fai 500 domande, pensi al futuro, pensi ai soldi, pensi a quanto influirà sulla tua vita. Noi siamo una generazione che rimane di figli. Vabbè. Scusa, perdonami, mi sono arrabbiata perché ogni volta farmi arrivare un foglio ci mettono 40 minuti, non parlavo con te, Francesco, perdonami. Ha fatto un post Beppe Grillo. Con i bambini in redazione. Esatto, problemi di redazione, facciamo riunioni in onda. È arrivato un post di Beppe Grillo, se togliessimo il diritto di voto agli anziani, sapete la proposta di dare il diritto di voto ai sedicenni che ha fatto molto discutere, che Grillo ha preso... Tra cui lui, se lo toglie da solo. Forse sì, in effetti. E mi dicono che Salvini sta rispondendo a questo dalla sua diretta Facebook. Sta ancora parlando di ciò? Tranquillo. Vediamo. Detto, fatto, e quindi in bocca al lupo a chi vota e vede il suo voto rispettato. Per quello che riguarda l'Italia, il primo voto è fra 8 giorni in Umbria. Non vedo l'ora che arrivino le elezioni in regione Umbria. Ragazzi, la sto girando in lungo e in largo. Una terra stupenda che ha voglia dopo 50 anni di cambiare. Ci saranno anche tantissimi umbri domani sul palco di Piazza San Giovanni e c'è l'occasione storica di dimostrare... Scusatemi, è partito sull'Umbria che è diventata la sua grande passione di questi tempi e quindi ci siamo persi il passaggio in cui ha detto però che è una stupidaggine. Questo sarà un altro dibattito. Come lo sarà sui sedicenni, vedrete che comincerà anche quest'altro dibattito sul voto agli anziani. Ha un'opinione la Gualmini sul voto agli anziani? Manca solo che gli togliamo il voto. Ma guardi, io ho un'opinione sul voto ai giovani, nel senso che io sono favorevole a estendere il voto anche ai sedicenni e penso che uno dei principali errori della politica italiana sia stata l'autoreferenzialità e quindi il tenere fuori le giovani generazioni. Volevo però replicare su questo nesso causa-effetto tra neoliberismo e si fanno pochi figli, che è la prima volta che sento. Cioè, francamente, io penso che ci sia anche un altro fattore, che rispetto al passato, oggi le donne, le ragazze sono molto più istruite, molto spesso più istruite, più brave dei rispettivi colleghi maschi e quindi prima scelgono magari di affermarsi e di costruirsi una carriera e poi aspettano, perché gli è stato detto che molto spesso magari troppo tempo per avere dei figli, però sono dei cambiamenti. Scusi, mentre lei parla, mi viene in mente una cosa. Non penso che nel nostro paese ci sia. Allora, faccio vedere una cosa perché è importante. L'altro giorno mi hanno in onda un pezzo sul quartiere Zen di Palermo, che è un quartiere super disastrato, dove una famiglia ci ha detto una cosa che mi colpì moltissimo in onda. Penso che ce l'abbiamo. Vi faccio sentire questo passaggio. La famiglia riceve un assegno di circa 700 euro con il reddito di cittadinanza. Ci aiuta ad andare avanti, a pagare la luce. Sono sempre poco quelle che ci danno. Prendi la bolletta della luce. Appena nelle mani 171 euro solo per la luce. Intanto per i beneficiari sono partiti gli incontri al centro per l'impiego. Mi hanno chiamato solo a me. Mi hanno detto ci rivediamo tra 3 anni perché hanno visto che il bambino è piccolo. Non so se è chiaro, prendono il reddito di cittadinanza, ma sono due persone giovani e giustamente vorrebbero usare il reddito per cominciare a lavorare, non per pigliare il sussidio. Va a parlare per avere un lavoro e dico no, c'hai i figli piccoli, rimanetene a casa. Cioè, io trasecolo, perché... Ma questo...
Questo è un disastro, questo è un disastro e dimostra chiaramente come il reddito di cittadinanza non funzioni assolutamente nella sua seconda parte, cioè nella parte di attivazione e di inserimento nel mercato del lavoro. E quindi è uno strumento anche qui che è giusto introdurre perché esiste in tutti i paesi e dà una risposta a fasce di popolazione in grande difficoltà, però... ma se i nostri centri per l'impiego, zavorrati peraltro di nuovo personale, non riescono a dare una risposta concreta di inserimento al mercato del lavoro, vuol dire che così com'è disegnato non funziona e che quindi va riformulato. L'ha detto a Zingaretti questo? Assolutamente un altro problema. L'ha detto a Zingaretti questa cosa che sta dicendo a me? Zingaretti penso che sappia che nel suo complesso il reddito di cittadinanza così come disegnato non dà risultati ottimali, penso che concordi con me sul fatto che non vada abolito ma che debba essere messo nelle condizioni di funzionare, di dare delle risposte di politica. Va bene, il suo ex attiva, compagno di partito Righetti si metteva le mani in faccia. Teniamolo così com'è, ci sono delle vie di mezzo. Un tweet, scusate, Borgonovo, con pochi secondi. Sì, velocissimo, perché io non, al di là del reddito di cittadinanza, però non capisco, perché una cosa che ha detto anche Renzi l'altra sera parlando con Salvini, no? Che ha detto che i bambini devono andare all'asilo anche se i genitori stanno a casa. Io tutto questo terrore di genitori che stanno a casa con i figli, uomini o donne, non lo capisco sinceramente. Cioè, perché fa così schifo che un genitore stia a casa con la propria famiglia? No, cioè, fa schifo zero, ma quella signora lì non mette insieme il pranzo con la cena, quindi... Questo è un altro discorso, però l'idea è che uno debba andare per forza fuori di casa a lavorare, magari guadagnare meno di quello che gli serve per mantenere la tata e tutte queste cose, questo è quello che dicevo prima, cioè l'idea è che tu devi dividere la famiglia, mandare uno fuori di casa a tutti i costi, perché poi dopo deve contribuire questa roba Gigi qua, questa Di Paolo, è l'idea. C'ho pochissimo tempo, lei è a favore degli asili nido, pensa che sono un bene per le famiglie? Sono un bene, è un bene la scelta, io dico sempre, dico però che l'asilo nido può essere all'interno di un pacchetto, non può essere la misura che riforma il sistema per le famiglie. Noi viviamo una situazione di discriminazione fiscale delle famiglie, perché oggi viene tassato il reddito senza tener conto della composizione familiare. I giovani vorrebbero figli. Il professor Rosina ha dei dati interessanti in questo. Il problema è che noi abbassiamo il livello dei nostri giovani e quindi loro sono costretti, una volta laureati, ad andare all'estero a realizzare i suoi sogni. Tua figlia mi sembra di aver letto, lavorativi e familiari all'estero, e questa è una sconfitta del nostro paese. Allora, devo andare in pubblicità, sta arrivando Aldo Cazzullo, sta arrivando Maria Elena Boschi, molte altre cose per voi, rimanete con noi. Mondo italiano. Mondo italiano. Giulio, è mezzanotte, dobbiamo andare. Ricordati che domani devi partire. Sì, Lidia. Allora, siamo partiti con questa bellissima scena del film Il Divo di Paolo Sorrentino. Questo era un Andreotti, che è una festa. Riceve le persone mentre sbardella, li sussurra nell'orecchio chi sono, cosa vogliono. Perché siamo partiti da qui? Perché questa scena rappresenta molto bene il clima che si respira in questo bellissimo libro di Aldo Cazzullo e Fabrizio Roncone, che si chiama Peccati Immortali. È una Roma un po' mangereccia, un po' godereccia, tra bassifondi e stanze del potere, quella che raccontate. Ma la cosa che mi ha veramente colpito, Aldo, è che se voi lo prenderete in mano adesso, penserete, beh, è un libro scritto sapendo quello che è successo quest'estate. Questo libro viene invece consegnato a giugno ed è letteralmente profetico. E Salvini me lo chiede al governo perché per un naufragio di troppo. Raccontaci il contesto, che è molto importante. Sì, noi abbiamo immaginato la caduta di Salvini, il governo PD 5 Stelle, il nuovo partito di Renzi, situando però la scena tra qualche anno. In realtà la verità è andata più veloce. C'era Bonifazi capogruppo, invece ci sarà la Boschi capogruppo, esatto, la vedrai. Ma anche il nome l'abbiamo sbagliato, io pensavo l'avrebbe chiamato Avanti,
come libro di Renzi. Invece l'Avanti faceva troppo socialista, invece hanno scelto un altro nome. Diciamo che la realtà ha accelerato e quindi ci ha un po' preceduti. Ad esempio, noi immaginiamo però che tra qualche anno Renzi possa votare con Salvini contro il governo, peraltro senza riuscire a farlo cadere per una manciata di voti. Poi ci sono altre previsioni che vediamo se si avvereranno o no. Ce ne sono alcune che io spero che non si avverino mai. E dicele. C'è una figura molto negativa nel libro che è Tigellino, immaginario capo del gabinetto del ministro dell'interno, un ministro dell'interno ex comunista, uomo spietato che vede debole il presidente del consiglio e vagheggia di lasciare che accada un attentato da attribuire agli islamici in modo da provocare una reazione nel paese, ergersi come uomo forte e andare a Palazzo Chigi. Naturalmente sono cose frutto di fantasia, però ci sono anche altre cose che noi, Fabrizio e io, sappiamo che accadono e che non possiamo scrivere sul Corriere, non perché ci censurino, ma perché per scriverlo sul giornale ci vogliono le prove. Certo. E dove non hai le prove deve arrivarci con la fantasia. Io so, ma non ho le prove. E quindi se deve arrivarci con la fantasia, e a volte magari fantasticando, narrando, scrivendo un romanzo giallo, puoi anche arrivare a scrivere cose più vere davvero. Di quelle delle cose scritte che poi sono accadute, quale ti ha stupito di più? Perché è un po' impressionante, no? Tu scrivete un libro di fantasia, naturalmente siete due bravissimi giornalisti politici, quindi ragionavate sulla realtà, però ti ha stupito che poi la realtà in qualche modo sia arrivata insieme al libro? Mi aspettavo qualche mese in più, però non mi ha stupito per un semplice fatto che la bussola sono sempre gli interessi personali. Il potere in Italia è invisibile e a volte anche spietato, sempre al servizio della persona e mai della collettività. E il potere è una partita a scacchi in cui il giocatore deve essere disposto a perdere molti pedoni pur di dare scacco matto al avversario. In questo caso l'uomo da buttare giù era Salvini. Con la destra al 46% era abbastanza naturale che gli altri si sarebbero messi assieme. Ed è quello che è accaduto. Dimmi una cosa, scusami, ma un governo può reggere solo sull'antisalvinismo? No, e infatti questo governo è nato in fretta ma è partito piano. Ed è un governo debole come quello che raccontiamo nel libro. E poi c'è anche una debolezza culturale. Ora, nel libro noi immaginiamo che ci sia il governo il popolo dell'onestà. Non sono i 5 Stelle, sono un movimento che tra qualche anno potrebbe nascere da una divisione dei 5 Stelle. E le due figure emergenti sono due ministri che tra di loro si fingono amicizie ma che in realtà si odiano, uno dei quali rimane incastrato perché è fotografato dentro un telefonino in una foto compromettente con un cardinale morto in circostanze scabrose e questo telefonino può far cadere sia il Papa sia il governo e viene cercato attivamente. Scusa, il nuovo partito di Renzi che tu chiami Avanti ma che in effetti si chiama Italia Viva, che ruolo ha in questa storia? Beh, insomma, è al governo, appoggia il governo, ma è tentato prima o poi da farlo cadere. Però ti dicevo che c'è questa mancanza proprio di cultura. Il potere è sempre stato spregiudicato, anche ai tempi di Pomicino e di Andreotti il potere era senza morale, però aveva cultura, sapeva come fare. E il potere di un tempo è interpretato nel libro dal senatore Giulio Nardi, ex andreottiano, ex berlusconiano, che prende sotto la sua ala protettiva questo giovane ministro spaventato, sottoricato, e gli spiega come vanno le cose. Allora, facciamo entrare la realtà, perché in realtà il partito di Renzi è nato, si chiama Italia Viva, e la capogruppo, la Camera, è già entrata in questo studio, l'ho vista nell'inquadratura, perciò so che è già qui. Marianella Boschi, ben trovata, benvenuta. Salve. Buongiorno. Prego, si accomodi. E già sarà a trovarci dopo la nascita di Italia Viva, però oggi è un giorno importante perché siamo alla vigilia della Leopolda, una Leopolda che a quest'anno si prevede molto interessante, perché non è più la Leopolda del PD, con tutte le polemiche, non mettono il simbolo del PD, i renziani vogliono smarcarsi, non sono un'altra cosa, si chiamano Italia Viva e vedremo cosa succederà. Ha capito? C'è proprio un passaggio, io sono rimasta abbastanza impressionata, in cui dice l'ex dirigente PD Francesco Bonifazi, ora capogruppo del nuovo partito di Matteo Renzi, Avanti. E c'è lei invece. Ancora, esatto, qualche ritocchino sulla previsione, però diciamo che essendo stato scritto in tempi non sospetti... Però Avanti poteva anche essere un nome, no? Non ci avete pensato? Poteva essere un nome perché fa parte, diciamo, un po' del nostro vocabolario, è vero, come gruppo, però forse era un pochino troppo carico di storia. Avevamo bisogno di un nome che fosse nuovo, come la forza politica che rappresentiamo, quindi che guardasse al futuro e non soltanto, diciamo, scusi, al passato, Boschi, alle tradizioni politiche. Mi dica una cosa, dato che per quanto, insomma, non è proprio Nostradamus Cazzullo, quindi questo libro l'ha scritto anche perché c'erano degli elementi, no, che gli facevano pensare che potesse accadere. Questo libro viene chiuso a giugno e nella testa di Cazzullo e Roncone c'è l'idea che Renzi vada via. Nella vostra testa da quanto tempo c'è questa idea? Devo dire che Aldo Cazzullo aveva
in qualche modo previsto prima di noi, prima ancora che lo immaginassimo noi, la nascita di questo nuovo partito, perché a giugno non era nei nostri pensieri, sinceramente. Dopo il papete ci avete pensato? Molto più, è stato tutto, sì, molto accelerato poi dalla crisi di governo d'agosto, che penso fosse imprevedibile anche per Cazzullo nei modi, nelle forme in cui è avvenuta ad agosto. Quindi quando Salvini ha fatto saltare il banco, e noi per carità non ce ne lamentiamo perché chiaramente quel governo non ci piaceva, siamo stati costretti nell'emergenza in cui si è trovato il paese per evitare danni ancora più gravi, soprattutto all'economia, quindi alle nostre imprese, alle nostre famiglie, a far nascere un governo, lo diceva prima, sicuramente di corsa, rapidamente, in pochi giorni. Ora ci fermiamo un attimo perché mi deve spiegare un paio di cose, perché la grande critica che si fa Renzi è: ma come, tu fai nascere questo governo e poi tu te ne vai dal PD? Ci arriviamo fra un secondo, anche perché devo dire che l'unica delusione di questo magnifico libro è che il papete non l'avevi previsto. Ma non si può vedere, non si può vedere tutto alla vita. Pubblicità, torniamo subito con voi. Mambo, Boschi focus su Firenze. Piove, bel tempo, che succede? Adesso c'è la Leopolda. Diciamo che potrebbe andare peggio, perché c'è brutto vicino, ma tutto sommato a Firenze potrebbe non piovere tanto. Qualcosa ci piove, diciamo, però. Diciamo no. Allora no. No, non piove. Allora no, non piove. La situazione... Ci dobbiamo adattare un po' alla situazione. Allora, c'è ancora, è una cosa un po' curiosa, questa zona con un temporale vicino Pantelleria che è da stamattina alle 5 che è lì e non se ne vuole andare. Per il resto sono entrate le nuvole. Però adesso pensate un attimo un asse, una linea che va dall'Istria a Cagliari, che taglia l'Italia in diagonale. Ecco, tutto il brutto sarà nella parte sopra, più o meno, e tutto il buono, cioè il tempo tranquillo, sarà nella parte sotto, perché questa perturbazione arriva ma si ferma qui, non avanza. Quindi le piogge previste nella seconda parte della giornata di oggi cominciano al nord in qualche caso a passare dal verde debolissime al blu moderate, però guardate domani già ci cominciano a essere piogge localmente intense, il giallo. E insomma, Firenze qui sembrerebbe che non... C'è un'oasi di pace su Firenze. Io sono fiorentino, poi dico, quindi insomma, ci tengo. E poi guardate, domenica il maltempo ancora forte fra Piemonte e parte dell'Alta Lombardia, Alta Toscana, ma se dobbiamo andare al centimetro, Firenze dovrebbe restarne fuori. E allora, come omaggio, non è un caso perché non... da San Casciano, Val di Pesa, questa foto che ci hanno mandato con queste ragnatele e un po' di nebbia, guardate che spettacolo. Ora che comincio si è a parlare anch'io con le aspirate, con le lettere aspirate. Allora, Cazzullo beato fra le donne oggi, d'altra parte ha scritto un libro su questo, che erediteremo il mondo, no? Siamo donne qui. Erediteranno la terra. E sì. Devo dirti che anche in Peccati Immortali gli unici personaggi positivi sono le donne, sia Suore Remedios, questa suora investigatrice che è una candida come una colomba e astuta come... Senti, un serpente, che anche parlare di politica con la Boschi, ma dimmi una cosa, il fatto che la Boschi sarà sempre così al centro delle polemiche ha anche a che fare col fatto che è donna e che è bella, secondo te? Non c'è dubbio. No, alle donne è richiesto sempre di più, non soltanto in politica, anche nei giornali, anche negli ambienti di lavoro. L'Italia resta un paese profondamente maschilista. E lo dico avendo una figlia femmina e vedo già con lei, insomma, non c'è niente da fare. Lo sappiamo da secoli che è facile mettere le donne le une contro le altre, noi approfittiamo di questa cosa. L'Italia è un paese profondamente... Allora, adesso arriviamo, perché sono successe parecchie cose strane in questa Italia viva. Avete scelto un simbolo, cioè, ha vinto già uno? È finito il sondaggio? Io non so chi ha vinto, però. Quindi sono tutti e tre, mettetemi so, tutti e tre, così li facciamo so. Vedere. Italia Viva tutta fucsia con rosa, che è proprio una roba che... Italia Viva pure quella lì con la... addirittura quella... cos'è? Quello è un gabbiano, insomma, anche lì molto fucsia, Italia Viva. Cioè, già dal simbolo si capisce che è un partito che vuole parlare alle donne e Renzi ha detto un sacco di volte sarà un partito femminista. Le donne saranno nei ruoli chiave, la Bellanova fa la delegata, il capo delegazione al governo, lei fa il capogruppo. Beh, sicuramente com'è che Renzi vuole tutte le donne? È rosa non soltanto nel simbolo che abbiamo proposto, domani alla Leopolda vedremo quale è stato scelto dai cittadini, quindi quale sarà il simbolo di Italia Viva,
ma lo abbiamo dimostrato appunto perché abbiamo deciso che ogni ruolo di responsabilità sia ricoperto sia da un uomo che da una donna, e quindi il capogruppo alla Camera, la delegazione al Governo, ma in tutti gli incarichi che ci saranno nel partito. Senta. Ma noi vogliamo essere un partito femminista per le donne, soprattutto per le politiche che portiamo avanti, per le misure, quindi non soltanto per l'impegno in quello sarebbe il caso. Allora, facciamo una cosa, vediamo il sondaggio che abbiamo fatto noi per voi, vogliamo dare una mano per capire chi ha vinto tra questi tre simboli, l'abbiamo fatto noi. Lei quale simbolo sceglierebbe se fosse un elettore di Italia Viva? Quale sceglierebbe? Questo. Scheda bianca. Quale sceglierebbe? Dai, questo qua con le ali è carino. Se Renzi mi chiede un'opinione, gli dico di aggiungere un quarto, perché non mi piacciono nessuno dei tre. Forse il meno peggio è questo. Ma forse questo è più forte. Lo ricorda un po' troppo quello di Forza Italia, però. Quello che... Ma infatti non vedo molte differenze. Il fatto che si somiglino probabilmente non è casuale. Dopo quello degli eletti, abbiamo chiesto anche il parere degli elettori. Avrebbe voluto qualcos'altro in questi simboli? Io avrei preferito Italia moderna. Non riusciamo mai a entrare nella modernità. Io l'avrei fatto più verde, anche perché c'è bisogno di verde, c'è bisogno di green. Tu fra questi tre simboli, sì, quale sceglieresti? Questo. C'è questo bianco, Renzi è un democristiano, dai, va bene. E quello in mezzo sceglierei. Ma perché penso che sia più accattivante, cioè che colpisca un po' di più, dai. Io questo. Questo qui, il rosé, sì. Diciamo. Perché trovo che cattura l'attenzione subito. Nessuno dei tre mi fa impazzire, però dovessi salvarne uno e buttare gli altri giù dalla torre, salvo questo qui. Quale preferirebbe? Questo a sinistra, questo qui. Se noi mettessimo un esperto di marketing a valutare questi loghi, penso che Renzi ne uscirebbe malissimo. Bocciati tutti e tre, se proprio dobbiamo scegliere quello centrale. Aspettando il verdetto della Leopolda, i romani hanno già deciso. Allora, abbiamo fatto un sondaggio nei palazzi del potere con anche molti oppositori, quindi vale quello che vale, ma quello al centro è quello che piace di più. Adesso a lei? Scopriremo domani, ormai sono curiosa di vedere domani. Ma lei ha votato? Domani. Ho votato subito, però non lo dico. Dice. No, e poi se perdo, se quello che scelgo non è quello che vince, mi dispiace. Vediamo domani quello che hanno scelto. Allora... Però non le piace perdere? No, secondo me comunque sono tutti e tre belli, anche perché sono stati curati comunque da degli esperti, ovviamente, della comunicazione. Non ci siamo improvvisati noi, non abbiamo provato a farli noi. Poi è chiaro che a ciascuno può piacere più l'uno o l'altro. In generale un po' ci vuole per abituarsi alla novità, anche al nuovo simbolo, a un nome nuovo. Però io credo che siano molto belli e molto moderni. Parliamo un secondo della Leopolda, perché la Leopolda ogni anno veniva sempre fuori un grande desiderio di cambiamento alla Leopolda. In realtà il cambiamento vero è che voi per cambiare ve ne siete andati. È la Leopolda questa che vi appartiene di più. No. In realtà non è questo il cambiamento. Io credo che la Leopolda sia stata in questi 10 anni, perché siamo al 10° anno, un grande laboratorio di idee. Dalla Leopolda sono partite tantissime proposte che oggi sono legge in questo paese, che sono misure concrete per i cittadini. Penso a tutte le norme, per esempio, sul dopo di noi, o alle norme che hanno riguardato, per esempio, il fisco più semplice, il pagare meno, ma pagare tutti, o ancora tutto l'impegno che abbiamo portato avanti. Arriveranno proposte, per esempio, anche quest'anno per quindi il governo? Anche quest'anno ci saranno nuove proposte che arriveranno dalla Leopolda, sicuramente il piano verde, il piano green che presenteremo stasera, insieme anche a tutta una serie di interventi su come ci immaginiamo l'Italia dei prossimi 10 anni. Noi non guardiamo al passato, guardiamo al 2020, al 2029, ai prossimi 10 anni. Senta, su infrastrutture, economia, famiglia. Ora arriviamo sulla politica, anche perché Renzi ha detto una cosa molto interessante su Quota 100, dobbiamo discuterne anche con Aldo. Però l'anno scorso la vostra sigla della kermesse era "Noi siamo quelli che restano", di Elisa e De Gregori. Quest'anno ho pensato io a proporle un'altra, gliela faccio sentire. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole. Bellissima canzone, sicuramente, Caterina Caselli, che era, diciamo, associata a un film altrettanto bello, poi, di Nanni Moretti. Però
No, noi siamo quelli che restano con il nostro popolo, la gente della Leopolda. Quindi continuiamo a stare con loro che sono obiettivamente la forza di questo partito, la forza di Italia Viva, ed sono stati la forza in questi 10 anni di cammino che abbiamo fatto insieme, partendo da Firenze e poi arrivando nel resto d'Italia. Ma la canzone la sa qual è quest'anno? La stessa dell'anno scorso? No, noi ogni anno cambiamo, quindi anche quest'anno ci sarà una canzone nuova. Non ce lo dice? No, ormai dobbiamo aspettare poche ore, tanto stasera alle 7 aprono le porte della Leopolda. Regia di Lucio Presta sulle note di Paradiso. Cosa hai detto? È scritto, regia di Lucio Presta sulle note di Paradiso, lo leggo lì. Ah, Paradiso, Paradiso. Paradiso. La conferma o smentisce? Allora, no, diciamo che sicuramente il gruppo di Lucio Presta ci sta dando una mano, quindi questo lo confermo, nel senso ci sono dei professionisti sulla regia, ci stanno dando una mano, e ovviamente poi il grosso dell'organizzazione a Leopolda, come sempre, affidato ai volontari, però, e lo dico con orgoglio perché anche quest'anno centinaia di persone ci hanno scritto per venire a fare i volontari, molti nuovi, non soltanto quelli storici che ormai da 10 anni ci accompagnano, e anche un signore e una signora di 71 anni, marito e moglie, che sono arrivati ieri col camper, dormono in camper, sono venuti a Firenze apposta per fare i volontari, allora, e sono la forza della Leopolda. Andrea Milluzzi, che succede? Perché c'è il vertice a Palazzo Chigi, stamattina Di Maio ha voluto vedere i suoi ministri, dacci un po' di informazioni, così poi le discutiamo con l'onorevole Boschi. Allora Mirta, noi siamo ancora qua, il vertice pure è in corso da quando ne abbiamo dato notizia alle 11, quindi sono quasi più di 2 ore, quasi 2 ore e mezza che i ministri 5 Stelle sono stati riuniti dal capo delegazione Luigi Di Maio qui a Palazzo Chigi per parlare appunto della manovra. Non stanno uscendo indiscrezioni, i temi sono quelli di cui parlavamo, appunto carcere per gli evasori e soprattutto le tasse, diciamo le nuove tasse in manovra. Sappiamo degli assenti, non c'è il ministro Bonafede, non ci sono le ministre Dadone e Pisano, c'è appunto quelle che abbiamo visto passare questa mattina, Spadafora, Di Maio, okay, stesso, Patuanelli, la vice ministro Castelli. Va bene, grazie Straccaro. Andrea. Spadafora in questo momento va bene, ok. Volevo fare una domanda subito, perché mi potete mettere una domanda proprio precisa sulla quale vorrei una risposta precisa. Siete d'accordo con Di Maio? Troppe tasse? Siamo d'accordo con Di Maio, lo so, sembra strano a dirsi, ma ormai sul tema delle tasse ci troviamo davvero in sintonia con Di Maio. Non soltanto perché insieme abbiamo chiesto in modo molto forte e ottenuto che non aumentasse l'IVA, che era poi il presupposto per la nascita di questo governo, ma era stato messo in discussione nei giorni precedenti e per fortuna almeno questo lo abbiamo evitato, come abbiamo evitato l'aumento del gasolio o l'aumento delle tasse sui telefonini. Purtroppo ci sono alcune tasse nuove che non ci piacciono, a cominciare da quella sulle bibite zuccherate, la cosiddetta sugar tax. Quindi ci sarà una Renzi Di Maio versus Zingaretti Conte. Ma no, cercheremo in Parlamento, come sempre avviene, non è che la legge di bilancio arriva in Parlamento e esce dal Parlamento senza modifiche, non è mai successo, quindi in Parlamento speriamo di poter migliorare alcuni aspetti che non ci piacciono. Allora, voglio che mi spieghi una cosa, Italia così poi dopo chiederà Aldo di toglierla. Ragiona su questo, perché insomma è una cosa abbastanza strana. Arriva un'agenzia, dice che Renzi dice: noi voteremo un emendamento per cancellare quota 100 e dare quei soldi alle famiglie e agli stipendi, vediamo che cosa faranno gli altri. Cioè siete in un governo che dice quota 100 si mantiene, fate un emendamento contro il governo in cui siete per eliminare quota 100? Io credo che sia una norma giusta quella che proponiamo. Cioè noi diciamo cumulativamente in 3 anni ci sono 20 miliardi di euro su quota 100 per una scelta del precedente governo, non di questo governo, del precedente governo, ed essenzialmente era una misura voluta dalla Lega che oggi al governo non c'è più. Una misura che secondo noi è ingiusta perché per mandare un po' prima in pensione pochissime persone, peraltro indistintamente, perché noi siamo anche d'accordo su mandare in pensione prima, come abbiamo fatto con i nostri governi, chi magari comincia a lavorare prestissimo, giovanissimo, a 14 anni, o chi magari fa lavori usuranti, perché è chiaro che è diverso fare l'avvocato magari da fare l'operaio in una catena di montaggio o una maestra alla scuola materna piuttosto che un medico. No, ma lei non mi deve però convincere sul fatto che avete dei buoni argomenti insieme, contro quota 100. Mette insieme è una domanda tante politica. Certo, però le priorità ecco, appunto, sono diverse. Questo è il tema, si può andare avanti in un governo così alto. Scusi, ma se si sta in un governo, se si sta in una maggioranza, si fa la manovra insieme e poi la si sostiene alla Camera, non che si fa la manovra e poi un partito della maggioranza fa un emendamento contro la manovra, di fatto contro il resto della maggioranza. Cioè, mi sembra un atteggiamento magari utile per gli scopi, ma in contraddizione con il sostegno del governo. Là del merito, il problema è politico. Noi abbiamo chiesto al tavolo della maggioranza, nelle discussioni che ci sono state, abbiamo posto questo tema, abbiamo chiesto ovviamente che si rivedesse quota 100, perché secondo noi è una misura che ipoteca
il futuro dei giovani e soprattutto che ci fossero più risorse da destinare alle famiglie. Ne avete parlato anche questa mattina. C'è la necessità di trovare delle risorse in più per sostenere le famiglie. Allora noi abbiamo detto prendiamo da quota 100 e diamo alle famiglie, o magari per alzare un po' più il reddito, no, lo stipendio. Una volta che mi dicono no al vertice di maggioranza, noi ci riproviamo in Parlamento. La democrazia prevede che il governo presenti una legge e che poi in Parlamento si possano fare degli emendamenti e discuterli. Poi se non ci sono i numeri, cioè vince il principio democratico della maggioranza, se i numeri non ci sono e quella proposta non è maggioritaria e ovviamente non passerà. Allora, la battaglia specifica, quanto può durare un governo così in cui i capi sono tanti? C'è Conte, c'è Di Maio, c'è Renzi, Zingaretti sta più zitto, a onor del vero. No, ma il governo durerà per il semplice fatto che c'è Salvini al 33%. E c'è un Presidente della Repubblica da eleggere, ci sono le elezioni da rimandare, però mi sembra insufficiente. Cioè, in realtà l'Italia è un paese fermo, è un paese a crescita zero. Facciamo meno figli oggi, nel 2018 abbiamo fatto meno figli che nel 1918 con i soldati al fronte e le donne che morivano di febbre spagnola. Poi, no, scusa, 10 secondi, non si è mai capito bene perché morissero più donne che uomini di febbre spagnola. Probabilmente perché le donne accudivano i malati, figli, padri, mariti, quindi a loro volta si ammalavano e morivano. 100 anni fa è successo, ma si facevano più figli allora che non adesso. È evidente che c'è un paese da scuotere con delle manovre importanti, coraggiose. Adesso il problema, il debito pubblico è un problema grave, ma col fatto che ormai tutta Europa si finanzia, non paga quasi più per finanziare il debito pubblico, e noi dobbiamo investire, dobbiamo fare ricrescere il paese. Ho l'impressione che un governo che parta così lento faccia fatica a dare questo shock di cui l'Italia anche se non possiamo dimenticare però che questo governo è in carica da poco più di un mese e si trova un'eredità pesante del governo precedente, dei precedenti 15 mesi, perché se oggi noi non avessimo una crescita a zero, il PIL a zero e non avessimo 23 miliardi di clausole di salvaguardia per evitare l'aumento delle tasse che abbiamo ereditato agli altri governi, oggi la legge di bilancio potrebbe essere diversa. Quindi purtroppo dobbiamo anche fare questo i conti vero, con la realtà. Questo ritornello dire ereditiamo dal governo precedente, anche il governo precedente ha diceva l'Italia governo per precedente. Decenni. Beh, però nel governo precedente sono state fatte delle misure che da un lato hanno gravato molto sulla spesa pubblica, reddito di cittadinanza e quota 100, e dall'altro purtroppo, e noi su quota 100 l'abbiamo appena detto che stiamo cercando di cambiarla, la verità è che questo strano crocchio fastidia l'altro minuse, tema però è la crescita tenete. Cioè con noi, con i nostri governi il PIL era al più 1,7%, cioè il paese cresceva, si è ridotto a zero nel giro di un anno. Questo purtroppo quando si va a fare la legge di bilancio incide sulla vita dei cittadini, purtroppo, perché sappiamo che è un paese bloccato. Salvini e Renzi l'altra sera in televisione: avete fatto tutto giusto ma gli italiani non vi hanno capiti, geni incompresi. Tra un secondo ne riparliamo. Cazzullo, Cazzullo ed io abbiamo in comune una passione per, diciamo, le donne e il loro ruolo nella società. Mi veniva in mente una cosa. Un'altra donna protagonista per l'italiana è Virginia Raggi. Anche lei è molto attaccata, certe volte anche in maniera scomposta, devo dire. Vi siete mai sentite, vi siete mai espresse solidarietà, per esempio, anche sull'attacco ricevuto? Al di là delle idee politiche che sono chiarissime, naturalmente. Sì, io l'ho fatto anche pubblicamente, quando per esempio qualche tempo fa un giornale fece un articolo con un titolo in prima pagina molto ambiguo e sessista nei confronti della sindaca, così come per esempio l'ho chiamata qualche mese fa quando lei fece questo gesto anche molto forte di andare a trovare quella famiglia a Roma a cui erano state assegnate. A casa bruciata, me lo ricordo bene. E lei lì venne attaccata da tutti, compreso il suo partito, perché non la difese nessuno, compreso il leader del suo partito, perché c'era la campagna elettorale per l'Europa. Io l'ho chiamata dicendo siamo in disaccordo praticamente su tutto, tanto è vero che io penso che si dovrebbe dimettere, dovrebbe lasciare finalmente libera la città di Roma di essere amministrata bene, però in quel caso aveva fatto una scelta giusta, aveva fatto una cosa giusta e mi dispiaceva che venisse attaccata in quel modo gratuito. E la Raggi, quando lei ha avuto attacchi molto pesanti anche lei, l'ha mai chiamata per esprimere solidarietà? Sinceramente no, magari l'avrà pensato, non lo so, però ecco, chiamare no, non mi ha chiamato, però sì. Forse l'ha pensato. Diciamo Mirta che l'ideale sarebbe arrivare a un mondo in cui una persona non viene giudicata per il suo aspetto, per come si veste, ma per quello che fa, e quindi è giusto secondo me criticare Virginia Raggi per come sta amministrando Roma. Roma è una città amministrata molto male, l'aveva amministrata male anche Marino prima e Alemanno prima di lei. Roma oggi è una città...
che deve essere stata lasciando andare. Il fatto che lei sia donna come elemento per indebolirla è una cosa sbagliatissima, ovviamente. Vuoi andare in pubblicità? Buona Leopolda, in bocca al lupo, ci faccia poi ci saremo lì anche noi a raccontare la Leopolda. Grazie. Grazie Aldo Cassullo, vi ricordo Peccati Immortali, un magnifico libro, c'è dentro naturalmente, come abbiamo detto, molta attualità, ma anche molto romanzo noir. Grazie a tutti voi, ci vediamo lunedì mattina in diretta con i diari domenica. Mamma!